benvenuti. Questa sera, puntata speciale, lunedì sera, non c'è come live hanno fatto, come avete visto da una sigla che vi spacca il cervello da 5 minuti, ma c'è Era Meglio Live. Perché Era Meglio Live? Gianni, ti prego, spiegalo tu esattamente cos'è Era Meglio Live, un attimino. Allora, Era Meglio Live è un approfondimento del nostro format che è andato in onda su YouTube questo venerdì, cioè venerdì scorso in realtà, di Era Meglio Prima. In particolar modo abbiamo parlato di Spider-Man e del primo film di Spider-Man, che prima di essere girato da Sam Raimi e di diventare il capolavoro cult che è attualmente, doveva essere, Marco, lo possiamo dire, una monnezza. Allora, decidiamolo. Io, allora, questa forte convinzione, poi magari voi oggi mi sorprenderete e magari oggi creeremo questo incredibile cast che mi farà ricredere, ma da quello che ho sentito io non era meglio prima, poi chi lo sa. Quindi con noi io sono qui come totalmente totale elemento di disturbo. È l'ospite, esatto. È l'ospite, infatti, è questa sera Marco Cioni è l'ospite, ragazzi. Perché è l'ospite? Perché era nella puntata con Gianni e parlava di Spider-Man. E come super ospite abbiamo l'unico che ha voce in capitolo per quanto riguarda sceneggiatura, che è Tommaso Renzoni, sceneggiatore di mestiere, cioè lo sceneggiatore vero, è il prof di Gianni. Tommaso, lo sai che te la devi accollare questa cosa, che sei stato il prof di Gianni. Sì, a quanto pare non ne usciamo. Il doccino, Marco, il doccino. Ormai è andata così. Quindi questa sera scusi, prof Renzoni, lei che insegna la sapienza, non sembra la scatola di un doccino quella laurea vista da qui? Sì, effettivamente pensavo un fosse la scatola di un doccino quando l'ho vista la prima volta. Allora, scusa, è troppo lontana, no. Lasciala lì, guarda, anzi mettila giusta anche me. Se la metti dietro la sedia anche meglio. Comunque, Era Meglio Live, cosa facciamo questa sera? In pratica questa sera rianalizziamo in maniera un poco più tranquilla quelli che sono stati i punti fondamentali di questa fantomatica sceneggiatura del primo Spider-Man. Approfondiamo un pochino insieme a voi in chat, sceglieremo un possibile regista, un possibile attore e l'eventuale titolo di questa particolare versione di Spider-Man. La novità di questa sera, perché ragazzi, noi qua non ci fermiamo mai, abbiamo sempre una novità, è... Intanto questa sera insieme a noi abbiamo un artista, un ragazzo che ci ha dato una mano diverse volte qui a Slim Dogs in cose che riguardano disegni, iconette, eccetera eccetera, ed è Simone Vignoni, che adesso tiro su. Ragazzi, sta cagando sotto Simone, quindi non gli date ansia. Ciao Simone. Ciao a tutti, buonasera ragazzi. Che dal suo dal luogo dove lui disegna, cosa fa stasera qua con noi? In pratica Simone è venuto a darci una mano a livello visivo per quello che andremo a fare questa sera. Mentre noi parliamo. Gianni, dammi un attimo però. Rovini tutti i tempi. Niente, Gianni, perché tutto... c'ha la prescia. Mentre noi costruiamo questa sceneggiatura, questo cast, questo regista, questi attori, eccetera, eccetera, Simone tirerà su carta digitale, proverà a fare delle vignette, a fare delle illustrazioni che possono aiutarci a commentare la cosa. E alla fine della live tirerà fuori la copertina, giusto? La locandina. Dicevi, esatto, Marco, due scusa. Cose ad esempio, Gianni, ora è il momento di far vedere il video che hai mostrato prima. Noi sappiamo che James Cameron nella sua sceneggiatura originale aveva previsto di coinvolgere DiCaprio come Spider-Man, e quindi Simone ci ha dato una piccola anticipazione, ma oggi noi potremo anche scegliere di fottercene di quello che voleva James Cameron e scegliere un altro attore, perché magari non sarà James Cameron il regista che vorremmo, diciamo, affidare, a cui vorremmo affidare la produzione di questa pellicola, e quindi dovremo cambiare anche l'attore perché cambierà il mood. Quindi è una cosa che costruiremo insieme. Oggi noi costruiremo un film di Spider-Man tutto nuovo, e quindi poi magari questa pupazzetta avrà la faccia di Heath Ledger o di Johnny Depp o che ne so,
nomi che mi hanno che ne sa chi, non vabbè, solo e sarà naturalmente il primo e sarà anche di Marco Cioni a questo punto anche di Marco Cioni. Se tu mi fai un disegno con la mia faccia sopra quello io ti vengo a casa, non lo guarda, so, guarda, ti prego, sono l'amore con te di Marco Cioni, vedi, Simone, io ho la maglietta tutta figa, non glielo fare perché sennò guarda già non lo teniamo più questa storia di Spider-Man, manca lui, ce ne avevamo uno, mo ce ne abbiamo due, io non lo so, Tommaso, è colpa tua questa storia dei supereroi, ragazzi. La locandina che tireremo fuori oggi di questo film di Spider-Man mai esistito e che probabilmente non esisterà mai, fatta da Simone, andrà a uno di voi. Che vuol dire? Esatto. In questa live chi farà più, chi regalerà più sub riceverà questa locandina che faremo oggi con delle nostre dediche messe sopra, così semplicemente per ricordarci questo momento, però di base vi state avendo la possibilità di acquisire un'opera d'arte, perché poi di questo si parla, di forse il pezzo unico, giusto Simone? Non penso che poi ne farai altri perché no, non sei così pazzo. Solo per quindi, voi, uno solo esatto. Per voi. Pensa. Quindi c'è già in chat il subs count messo dal nostro Giacomo Boria, e quindi oggi c'è uno stimolo in più a regalare sub o a fare esatto. Cose di questo tipo qui. Dai. In tutto ciò, quindi Simone starà in nostra compagnia tutto il tempo, ma non lo vedremo tutto il tempo. Adesso lo mettiamo giù e ogni tanto tireremo su quello che lui fa, perché, come ha detto Marco, magari Spider-Man non avrà le fattezze di Leonardo DiCaprio, ma avrà le fattezze di qualcun altro. E quindi anche in base al regista magari prenderà una sembianza un po' di... sarà un po' più incazzato, un po' meno, non lo so. Simone, lo sai te quello che vai a fare. Quindi, quando vuoi, noi ti tiriamo su. Intanto, grazie, vai. Buon lavoro. Ciao Gani, buona ciao, live, ciao, ci ciao, vediamo ciao. Tra... quando è? Ci vediamo tra pochino. Dai. Allora ragazzi, rieccoci. Gianni, a te. Faccio un breve riassunto di quello che abbiamo visto nel video, in modo tale che magari anche chi non l'ha ancora visto può capirci qualcosa. Allora, stiamo parlando del film, di un film che doveva essere fatto intorno agli anni 90. La sceneggiatura, che in realtà non è una sceneggiatura, è un trattamento. Adesso il prof ci spiega un po' meglio che cosa, qual è la differenza tra sceneggiatura e trattamento. Questo trattamento era stato scritto nel 1991 da James Cameron per una casa di produzione che in realtà poi è fallita da lì a breve, e in parte il fallimento di questa casa di produzione è dovuto proprio a questo progetto che si chiama Carolco Pictures, che è la stessa casa di produzione che ha fatto i Terminator, per intenderci. La cosa che abbiamo visto durante il format che è andato su YouTube è che Spider-Man era fondamentalmente un personaggio molto più cupo, più dark. Lui aveva un tipo, i suoi poteri erano un po' anche più oscuri. A James Cameron si devono le ragnatele organiche, però questo tipo di ragnatela organica non era come quella che abbiamo visto in Sam Raimi, ma era praticamente un buco che lui aveva qui sul polso e usciva una sorta di pus, non era una vera e propria ragnatela, cioè, era molto macabro. Per capirci, macabro. Se vi ricordate il film di Raimi, la scena in cui fanno questo mega zoom sulle dita in cui ci sono le piccole zampette di ragno che faceva anche un po' schifo, ecco, doveva essere più tutto verso quel esatto. Mood lì. Diciamo. Esatto, esatto. Oltre a questo abbiamo visto che un po' in questa sceneggiatura giustificavano il fatto, che poi è una giustificazione del cazzo, però è una giustificazione di perché Spider-Man avesse un costume così fico, perché lui non era capace a tessere perché lui è morso da un ragno, capito Marco? Per questo sei un comico. Sto ridendo dentro, anche Tommaso si sta sbellicando dalle risate. Tommaso si sta informando se può toglierti la laurea. Infatti posso riaverla indietro con le vostre dediche. Sì, assolutamente. Te la mandiamo, se regali 5 sub te la porto io a casa. Praticamente lui andava in un negozio di costumi da Halloween e si comprava il costume, ma la cosa ancora più sconvolgente, che almeno personalmente mi ha sconvolto, è che una volta che salvava Mary Jane e faceva il famoso bacio al contrario, a testa in giù, se la scopava, se la portava sul ponte di Brooklyn e se la scopava. Succede, però ci faceva l'amore, vero. Gianni, faceva l'amore. Però la cosa davvero che può... fare inorridire i fan e non di Spider-Man è che il cattivo era un misto tra Electro, Ultron e Donald Trump. Carito. Electro perché di base lanciava saette dalle mani, quindi aveva l'elettricità. Ultron perché oltre a lanciare le saette lui poteva controllare la rete digitale o comunque le telecomunicazioni. E Donald Trump perché era un riccone come Donald Trump, pensavo per i capelli. Abbiamo visto
sì, poi aveva pure i capelli. E infatti, tant'è che è proprio Spider-Man che lo definisce un po' simile a Trump. Detto ciò, addentriamoci un po' meglio nella sceneggiatura, direi. Però prima, prof, magari la differenza tra sceneggiatura e trattamento, visto che stiamo parlando di un trattamento. Ah, cominciamo subito con le cose noiose. Sì. Ma non è noioso, dai. No, per nulla. In realtà, quando si scrive un film, si inizia con un'idea. Questa idea viene scritta come fosse un racconto, quindi si chiama soggetto. E successivamente al soggetto si fa un trattamento. Cos'è un trattamento? È, a seconda diciamo dei paesi in cui viene fatto, però diciamo una scrittura del film ancora in una forma che è più simile al racconto, diciamo, quindi senza necessariamente ogni singola battuta, senza a seconda sempre dei paesi le intestazioni di scena, ovvero se in interno, in esterno, di giorno, di notte, descrivendo le azioni, e lo si fa in una forma già scalettata, quindi sostanzialmente a seconda della precisione, più o meno ad oggi si fa intorno ai 60 punti di scaletta, però può essere anche di 90, di 100 punti di scaletta. Quando è così è un trattamento che poi equivale a quello che sarà la forma di sceneggiatura del film, per cui diciamo che è una fase intermedia in cui prima di andare a scrivere la sceneggiatura si passa sempre in una forma molto raccontata a appunto esplorare il film. Quindi esatto. Cioè, si scrive la struttura, sostanzialmente è una questione di struttura di film, no? Succede questo e poi certo, questo, anche poi perché questo, più ci sono soldi dietro, diciamo, più un investimento è forte, più è chiaro che la struttura deve essere inattaccabile, non siamo nel piccolo budget autoriale dove ci si può permettere di in qualche modo di inventare dei film che abbiano una struttura che non è d'acciaio. Certo. Quando c'è bisogno di investire tanti soldi è chiaro che la struttura è forte, quindi deve essere forte, deve essere inattaccabile, quindi è un modo per raccontare il film facendo emergere questa struttura. Quello che ci come sta facendo vedere infatti Gianni è la struttura, sì, giusto? Esatto, perché come potete vedere, no, questo qua è il trattamento scusa, Cameron, sì. Come potete vedere non c'è una vera e propria intestazione di scena, ci sono passaggi da una parte all'altra. Romanzato, diciamo. È un po' più romanzato, però è già comunque molto a livello descrittivo, come già un po' più un film, ecco. La cosa particolare è che poi in realtà sono diversi tipi di trattamenti, perché c'è anche il trattamento che magari ha pure l'intestazione di scena, se non sbaglio, prof, giusto? Assolutamente, dicevo appunto, il trattamento può essere sia con intestazioni, quindi diciamo si chiama di solito trattamento scalettato, che una specie che il soggetto si aggira tra le 5 e 12 pagine massimo, un trattamento sta intorno tra le 40 e le 60 pagine, insomma è già un piccolo romanzo del film, dove appunto, mm-hmm, come facevi vedere, c'è anche una certa progettualità, quindi possiamo già scrivere cose tipo seguono alcune scene in cui vediamo questa cosa, diciamo, quindi c'è una forma di dialogo con il produttore e con i reparti che è già quella che va verso, insomma, quella della sceneggiatura. Poi c'è una struttura ragnatela, esatto, dove poi esatto. c'è un diciamo, ci sono tutte le battute, tutti i movimenti di macchina, insomma, le inquadrature. Però quindi in pratica è questo, cioè il motivo per cui hanno pubblicato questo è perché ce l'hanno già fatto in pratica, sì, hanno fatto economie di scala in pratica, è sì. Il romanzo del film, esattamente, però diciamo che è un romanzo non soltanto evocativo come sono spesso i romanzi, ma è anche molto tecnico in alcuni punti, quindi se dobbiamo descrivere il montage, per esempio, quindi una sequenza di scene musicali, è chiaro che lo possiamo descrivere in un trattamento dicendo qui inizierà un montage e qui vedremo questo, mentre in un romanzo insomma si evita. No, allora, una cosa mi chiedo, Gianni, scusami, tu dicevi prima che questo film praticamente era quasi partito e che addirittura una casa di produzione è praticamente fallita per colpa di questo progetto che meno si è arenato. Meno male, però non esiste, per fallire una casa, ma dai. Non esiste meno la male. Sceneggiatura di questo film. Allora, come ogni cosa, le sceneggiature non sempre vengono pubblicate. Okay. L'unica occasione in cui hanno una pubblicazione ufficiale è per quanto riguarda le nomination agli Oscar. Allora, in quel caso vengono pubblicate proprio, è una clausola dove le sceneggiature appunto vengono pubblicate e possono essere lette.
in questi casi un po' particolari, borderline, sia come abbiamo visto di The Truman Show, sia come abbiamo visto adesso di Spider-Man, in realtà non potrebbero venire pubblicate queste cose qui, sono magari, per esempio questa qui in realtà l'ha pubblicata James Cameron sul suo Twitter, ve la dico, quindi perché lui ci teneva lui ci teneva a questa sceneggiatura, l'ha detto, uno dei miei più grandi rammari che non aver potuto fare questo, ma meno male, sarebbe fallito lui come regista, però avrebbe distrutto genere. C'è una cosa che mi viene in mente comunque, e qua forse Tommaso pure mi può aiutare, cioè James Cameron non è un coglione, cioè a tutto gli si può dire a James Cameron, sì, però, tranne zio, che sia guarda, un coglione, cioè, beh, aspetta Marco, lui io fa, sono favorevole alla scena per esempio di sesso, ci sono alcune, trovo che alcune questioni siano figlie dei tempi, mm-hmm, e quindi adesso poi magari poi entriamo nello specifico, e quindi è chiaro che hanno a che fare con delle scelte che oggi non faremo mai, okay. Il cattivo che entra nella rete elettrica ha a che fare ma ha a che fare con quel periodo in cui internet si diffondeva, in cui si diffondeva il concetto di hacking, cioè c'era già diffuso, però si diffondeva, come dire, la paura che in qualche modo un nemico potesse accedere alle nostre vite passando dalla rete elettrica, senza contare l'orribile gioco di parole tra web e web, quindi tra la rete elettrica e la rete, diciamo, di cui parlava Spider. Che per il titolo potrebbe darci qualcosa, secondo me. The Danger of the Web. Cui, diciamo, esiste secondo me tutto un, come dire, un... una serie di scelte che sono lo stesso, insomma, il Trump di cui parlano ovviamente non è quello presidente, ma è quello ancora imprenditore, quindi una serie di scelte di quel tipo che ovviamente non sono datate, però per esempio la scena di sesso trovo che strutturalmente potesse essere interessante, tant'è che di fatto nel film c'è una scena che è pasessuale, quindi vabbè, molto esplicita, dai, diciamo la verità, è un po' io sono, in realtà sarei abbastanza curioso, perché ripeto, Cameron non è un coglione, cioè quello che ha fatto, tutto quello che ha fatto, io non mi ricordo di flop micidiali James Cameron, cioè anche The Abyss, forse The Abyss è stato un esperimento particolare, lui ha fatto delle cose ai suoi tempi che ancora pochissima gente ci aveva messo le mani a quel tipo di roba, perché ogni volta che James Cameron fa una cosa, comunque c'è Terminator, il primo e il secondo sono Terminator, dal terzo in poi hanno fatto tutti schifo, Titanic, Avatar, True Lies, Avatar pure. 2 e 3. Io sento che potrebbe sto parlando finora perché da Avatar 2 e 3 non lo so, però per esempio anche True Lies, stavo dicendo che era una commedia d'azione, comunque è un filmone, cioè uno delle commedie d'azione più costose della storia, Schwarzenegger ci stava a resta secco, cioè non ha fatto cacate, per questo mi chiedo perché questo, per quello che avete raccontato nel video, sarebbe stata una cacata abnorme. Quindi io vi dico che vibes sento da questa sceneggiatura, lo dirò, è quello che io sosterrò, è il prodotto che vorrò portare alla fine, quindi io lavorerò in quella direzione. Io sento le vibes del Batman di George Schumacher. Anch'io, Batman, è questo Forever, il problema. Batman e Robin, quella roba là. Io sento questo. Anch'io. I pupazzoni, però ragazzi, poi ognuno c'è. Motivo per cui proporrò anche Schumacher come regista. Con tutto il rispetto per George Schumacher, che se non sbaglio è pure morto. Esatto. Quindi tutto il rispetto che è pure morto. Però Cameron non è George Schumacher, cioè con tutto l'affetto per George Schumacher, ma Cameron è un pochino più. Comunque Gianni, addentriamoci. Cominciamo. Allora, addentriamoci. Prima cosa da vedere, da capire un po' meglio il regista, e per analizzare un regista adeguato che possa adattare al meglio questa sceneggiatura, noi adesso ci addentreremo un po' nella struttura della sceneggiatura. La scorsa volta abbiamo visto una struttura molto classica, che è quella della divisione in tre atti, e in particolar modo abbiamo preso come punto di riferimento Dara Marx. Oggi prendiamo un altro importante teorico della sceneggiatura, eccola qui, Vogler. Allora, c'è da dire una cosa, Campbell, che è uno studioso che prima di Vogler aveva capito già tutto, scrive un libro bellissimo che si chiama L'eroe dai mille volti. Devo ringraziare il mio prof, perché prima io non l'avevo mai letto, l'ho letto per fare la tesi, stupendo quel libro. È un libro molto
molto più evocativo, perché non è un libro tecnico, ma cerca di entrare dentro la psiche del personaggio, e soprattutto è interessante vedere come Campbell si addentri anche nella componente un po' mistica orientale, quindi non solamente quella occidentale. Dopo la scrittura dell'eroe dei mille volti, Vogler dice: vabbè, Campbell ha fatto una grande scoperta, mo la scrivo io in maniera un po' più specifica, e ha fatto il viaggio dell'eroe. Fondamentalmente il viaggio dell'eroe non è nient'altro che un percorso evolutivo di un personaggio che si rifà al mito classico, in particolar modo i miti dei greci, dei latini, ma anche quelli dei romanzi cavallereschi e così via. E chi più di un supereroe incarna effettivamente la componente mitologica? E soprattutto Spider-Man. Soprattutto Spider-Man. Arriva il momento in cui dici che la tua tesi parla di questo? Tra qualche minuto, adesso lo dice. Adesso lo nella tesi questa cosa. Stiamo per mettere un counter di tutte le volte che lui dice nomina la sua tesi. Vabbè, no, comunque era questa per fare l'introduzione, perché effettivamente il supereroe non è nient'altro che una rimodernizzazione, il supereroe moderno non è nient'altro che una rimodernizzazione dell'eroe classico, che possa essere quello cavalleresco o anche quello greco e latino. Prof, chiedo a lei magari di fare un approfondimento pure sui punti vari. Volentieri, innanzitutto due precisazioni. Prima è che appunto l'eroe moderno è quello del mito, e quindi in realtà il viaggio dell'eroe è la struttura del mito, del monomito, la chiama Campbell, Vogler no, perché si occupa di cinema, perché Vogler si occupa di cinema, perché quello che gli fu chiesto di fatto era di ridurre a una versione maneggevole questo libro enorme di Campbell, che era adatto come uno studio di quasi di antropologia sostanzialmente, e farlo diventare per sceneggiatori da utilizzare all'interno delle case di produzione. Perché va detta una cosa: perché è famoso il viaggio d'eroe? Il viaggio d'eroe è famoso perché c'era un regista che era in crisi, perché non gli veniva il film, erano gli anni 70. Stava scrivendo, e questo film in cui lui credeva tanto proprio non gli si montava, e a un certo punto si è andato a comprare dei libri per capirne di più, ha comprato L'eroe dei mille volti, e che è successo? Gli ha dato talmente uno scossone che ha deciso di riscrivere il film e di modellarlo su questo paradigma. Quel film è uscito, si chiamava Star Wars, quel film ha avuto il successo che sappiamo, e a questo punto tutti quanti hanno deciso che volevano necessariamente avere un film fatto con Viaggio d'Eroe. Cosa fa il Viaggio d'Eroe? Tommaso, scusami, c'hai qualcosa che ti sbatte sul microfono? Che ci stanno dando di matto in chat, che c'è ogni minimo rumorino. Vedi se riesci a non farlo sbattere. Così è che sbatteva sul bottone, probabilmente, capito? E quindi qua in chat vanno de matto. Okay. Ragazzi, no, avete ragione. Scusate. Dunque, avete fatto bene. Dunque, che dicevo, ci sono appunto queste tappe del viaggio d'eroe. Il viaggio d'eroe viene utilizzato ad oggi, tra l'altro, a partire dal cinema, alla pubblicità, a Masterchef. Non so, la stessa struttura del viaggio d'eroe è quella che troviamo in ogni puntata di Masterchef, quindi in qualche modo è veramente universale, è interessante per questo. Dice, ve la faccio proprio molto breve e cerco di essere anche interessante, perché è veramente una materia interessante. Dice sostanzialmente che noi abbiamo un personaggio che si trova, appunto, come vedete, in queste tappe, no? In un mondo ordinario, ovvero nella vita, la sua vita di tutti i giorni, che funziona e non funziona. Peter prima del morso, esattamente. Okay. E quello che dice, a differenza dell'altra volta che parlavamo dei tre atti, che parla di incidente scatenante, quindi abbiamo parlato nel caso di Truman Show di un faretto che cade e ci cambia la vita, qui parliamo di richiamo all'avventura o di chiamata all'avventura. La chiamata all'avventura è, appunto, se pensiamo a Harry Potter, che è un altro film costruito, è chiaramente l'arrivo di una lettera che ti dice: ehi, c'è una enorme avventura a cui devi partecipare.
Ora che succede? Okay. Ovviamente nel nostro caso è evidente, anche nel caso di Spider-Man, poi ne parliamo, però insomma quale possa essere il richiamo all'avventura. La cosa interessante è che per dare l'idea di quanto sia difficile e paurosa questa avventura, siccome è difficile far passare questo tipo di informazioni nella scrittura, noi inseriamo un punto che è quello del rifiuto del richiamo, del rifiuto della chiamata, cioè all'eroe viene detto parti per questo grande viaggio o comunque partecipa a questa grande avventura e la sua prima reazione è esattamente no, guarda, non anche me la collo, non me la collo, okay. Esattamente. Questa è questo è il rifiuto del richiamo però dei panettoni di esattamente. Quello che succede però, che è interessante nel caso del rifiuto della chiamata, è che più l'eroe rifiuta la chiamata si presenterà in maniera progressivamente sempre più forte, sempre più forte, sempre più forte, finché non sarà costretto ad accettarla. Quando è il momento in cui l'eroe comincia a accettare decide di accettare questa chiamata? Quando, lo vediamo lì, c'è scritto il mentore, quando una figura di mentoraggio, diciamo un vecchio saggio, però anche Dio se ben. Pensiamo a esatto, oppure se pensiamo a James Bond, che è sempre costituito sul viaggio d'eroe, quando arriva a Q, che gli dice questa penna ti consentirà sì, se sì. clicchi esplode, questa macchina in realtà la spara i razzi, cioè quando un personaggio, una figura di mentoraggio, arriva e gli dà degli strumenti magici che gli serviranno per fare il viaggio. Nel caso della mitologia è evidente, bisogna affrontare la Medusa, ti do gli stivali alati e lo scudo a specchio così non la vedi in faccia. Nel caso di James Bond ti do i gadget, nel caso di Spider-Man ovviamente invece è un tipo di informazione che ti servirà avanti, come dire, no? una consegna di una nozione importante che tu in quel momento non hai capito. Nel caso di Masterchef è quando fanno arrivare il cuoco dal Giappone che fa vedere come si sfiletta quel pesce okay. che nessuno di loro ha mai conosciuto. A questo punto l'eroe è pronto. Posso fare una domanda prima di andare certo. avanti? Certo. Cioè, nel senso, questo è perché io poi prendo queste live come lezioni. La differenza tra incidente finissimo. Scatenante e richiamo all'avventura esiste, cioè sto facendo un ragionamento. Sì. Spider-Man, l'incidente scatenante è quando lo morde il ragno. Invece il richiamo all'avventura è quando muore zio Ben? No. Cioè per capirci. Dunque, no. Allora, cioè, qual è il richiamo all'avventura? È il ragno. Il richiamo all'avventura, immagina poteri, questo concetto. Forse. Esattamente, cioè il morso del ragno è tecnicamente un incidente scatenante perché è qualcosa che accade. Esatto. Ok. Però poi c'è, tra tutti noi può essere capitato di essere morsi da un piccolo, medio, grande ragno, non tutti noi ci siamo svegliati il giorno trasformati. No. Trasformati e in grado di fare cose sovrumane. Questa cosa purtroppo ci fa no. dire ma una volta mi ha morso Marco Cioni, però sono ancora così. Sei diventato molto più bello. Sono diventato parte. Solo più bello quando mi ha morso Marco Cioni. No, ma c'ero effettivamente il giorno dopo, il più bello era ecco. proprio chiaro, la pelle proprio. E no, dicevo che giustamente questo momento rappresenta la chiamata all'avventura. Cosa farà Peter okay. Parker con questi okay. poteri che ha preso il rifiuto di questa chiamata è ovviamente fare non diventare un eroe ma assumere una serie di atteggiamenti che sono egoisti, che sono ma anche soltanto sì, di esplorazione sì. di quel mondo gli ci è vorrà questo. Un po' per accettare questa chiamata. Esattamente, la morte di Ben è il momento in cui la chiamata all'avventura che si è presentata il così barco tante della volte soglia. Esattamente, porta al varco della realtà, soglia. Ora, esattamente, il varco della soglia, è ben specificato da una cosa. Guarda questa sequenza, Marco. Aspetta, te la faccio vedere. Va detto, no. mentre cerchi la sequenza, che il varco della soglia è rappresentato nei film 99% delle volte da una soglia fisica, in qualche modo. Okay. In realtà questa qualcosa non è proprio fisica, ma quasi. Beh, è una Siamo soglia qua. Fisica, nel senso quando che si mette il costume. Eccola. Dice. Aspetta, vabbè, dobbiamo farlo andare un poco, però se vedi a un certo punto lui prende il disegno e che cosa succede? Macchina da presa dentro al disegno, parco okay. della soglia, proprio palesissimo. Qui vabbè, di base lui che sceglie la via del supereroe con il costume esatto. fico ha deciso che quella sarà la sua vita da quel momento in poi. Esatto, guardalo, okay. eccolo, è questo proprio il momento, guarda che come entra. Okay. È un varco della soglia. Ok, abbiamo soglia. Passato la soglia. Che vuol dire varco della soglia, tra l'altro? Varco della soglia
vuol dire che questa soglia che noi attraversiamo è la soglia del, che ci porta dal mondo ordinario al mondo straordinario. Cioè, se da una parte Peter Parker è già in una situazione straordinaria, è solo nel momento in cui decide di intraprendere quell'avventura che entra in un mondo che è completamente straordinario. Ed è completamente straordinario perché appunto il passo successivo, prove, alleati e nemici, o come dice Campbell, la strada delle prove, è il momento in cui noi, entrati nel mondo straordinario col nostro eroe, lo vediamo iniziare a fare un'esplorazione. E di solito infatti in quella fase del film che vedete all'inizio del secondo atto è dove c'è un montage, quindi una sequenza musicata o comunque di montaggio serrato, e dove spesso risiede quella parte di film che poi si usano molto nel trailer. Quindi Harry va alla soglia nel binario 9 e 3 quarti e poi sul treno si fa gli alleati Ron, Hermione, esattamente, Malfoy, conosciamo eccetera. I nemici, esattamente, conosciamo quali saranno tutte quante le prove. Questo è, e pensate ovviamente, prima ho citato Masterchef, il varco della soglia è l'inizio della prova, quando si dà il via al tempo, esatto. E una volta entrati lì dentro inizia quel momento in cui è tipo, ah no, lui invece è dalla mia, lui mi passa il sale e dovrò imparare a dosarlo, diciamo. Quindi, esattamente. Anche chiamato Marco sta prof, Marco sta leggendo Save the Cat, gliel'ho prestato, sì. Sarebbe la parte giochi e divertimento. Fun and Games, sì. Fun and Games, sarebbe quella parte lì, quella parte che in realtà in questa situazione qua, che poi purtroppo non è stato mai non è stato mai messo nel film, ma cioè il primo trailer di Spider-Man era praticamente che lui riusciva a bloccare un elicottero tra le torri, gemelle e avveniva proprio in questo momento. Doveva finire nel film quella roba lì, è stata eliminata ovviamente in seguito all'11 settembre. Motivo per cui il film ha ritardato tanto in realtà. Sì, è successo di tutto dopo l'11 settembre, diversi sia produzioni cinematografiche anche produzioni videoludiche hanno avuto diversi problemi e diversi blocchi. C'è pure Metal Gear Solid 2 che è stato castrato completamente di tutta la parte finale perché questa nave arrivava al centro di Manhattan ed è stato tagliato tutto quel pezzo proprio perché era successo quello che è successo l'11 settembre. Quindi trova gli eroi, trova alleati e nemici. Esatto, adesso intanto dicevo, cioè, chi dice questi passaggi spiegano la mia vita? Beh sì, perché in realtà poi è il meccanismo psicologico, la nostra vita, noi rispondiamo a questo paradigma qui, iniziamo una nuova avventura, abbiamo le nostre paure, conosciamo delle persone nuove, ogni storia che raccontiamo in realtà ha questo paradigma sostanzialmente, quindi assomiglia sempre alla nostra vita, il viaggio d'eroe. Quindi tutto prove alle amici, dicevo, finché non c'è l'avvicinamento alla caverna recondita o alla caverna più profonda. Che cos'è? È il momento in cui l'eroe che ha esplorato questo mondo, un po' non capendo cosa dovesse fare con questo potere, diciamo, un po' non capendo la lezione che doveva imparare, si trova di fronte alla caverna più profonda, che vuol dire si trova di fronte a quella prova che dovrà affrontare, a quel posto in cui dovrà andare, che è la caverna profonda, perché chiaramente è nella caverna profonda che risiedono le nostre paure e che risiede il nostro nemico più importante. Quindi è la prima volta che Luke visita la Morte Nera, per capirci, quando poi muore. Sì, nel tra caso l'altro, è tra l'altro quando appare il Goblin, giustamente. Esatto, io credo che Spider-Man sia strutturato con l'eroe dai mille volti piuttosto che col viaggio dell'eroe, però diciamo che sostanzialmente, perché ci sono alcuni punti che sono talmente precisi rispetto a Campbell che mi fanno pensare che proprio sia usato quello. Però e lo recupero adesso, lo recupero. Sì, esatto, e poi vi dirò perché ci sono qualche punto in più, Campbell sono più punti rispetto a Vogler, però comunque sono più o meno lo stesso percorso. Quindi che succede? L'avvicinamento alla caverna più profonda, appunto, un James Bond scopre che il cattivo si trova nel posto segreto X, di solito appunto siamo a metà film, però attenzione, esistono due viaggi dell'eroe ogni film, un viaggio esteriore, cioè il viaggio di Peter Parker, quello della trama, diciamo, no? Di Peter Parker che diventa Spider-Man e incontra un cattivo, e dall'altra parte un viaggio interiore, ovvero quello della vita di Peter Parker, di come cambia. In questo viaggio interiore, la caverna profonda, ad esempio, è questo rapporto con
con Mary Jane. Una delle sue paure più importanti, no? Affrontare lei. Se vedete in questo schema che ha tirato fuori adesso Gianni, vedete che abbiamo, dopo la strada delle prove, la vicenda della camera profonda, abbiamo la prova centrale dal punto di vista di Vogler, quindi questa prova importante, potremmo dire il bacio in qualche modo nel punto, dal punto di vista del viaggio interiore. Adesso poi capiamo un attimo insomma quali sono queste tematiche dentro Spider-Man. E dal punto di vista invece dell'eroe dei mille volti abbiamo l'incontro con la dea, la donna quale tentatrice e la riconciliazione con il padre e apoteosi, che detto così è complicatissimo, ma per dirci, l'incontro con la dea e donna quale tentatrice è sostanzialmente l'incontro con un femminile che si... Lo dico per amor di correttezza, il viaggio d'eroe non è proprio un testo moderno, l'eroe dei mille volti non è un testo super moderno, ovviamente parlando di mitologia, certo. Quindi è chiaro che è un pochino patriarcale, però per capirci, diciamo, l'incontro con una parte femminile, perché l'eroe di solito è maschio nella mitologia, che prima è una dea angelicata, poi si rivela una donna tentatrice, pensate a Mary Jane, questo vi dico che la scena di sesso sul ponte poteva essere in linea con questo tipo di struttura. Qui. Quindi una donna, ma lo è di fatto nel film, Mary Jane che gli dice ah, è perché ti piaccio ed è ammiccante, e si trasforma da angelicata in ammiccante e poi viene attenzionata sessualmente nel vicolo fino ad arrivare al bacio, è una trasformazione di donna da dea a tentatrice in qualche modo, nell'ambito della sua sessualizzazione. Ma infatti poi appunto... è proprio per Mary Jane che lui verrà preso, cioè verrà capito che è il suo punto debole. Spider-Man è il suo, certo, punto debole fondamentalmente. Esattamente, perché è nella sua caverna più profonda, Mary Jane. Sono cose molto complicate a dirle così, io sto cercando di semplificarle il più possibile, ma sei chiarissimo, Tommaso. Di asciugarle proprio. E la riconciliazione con il padre cos'è? Per questo torno a dire che c'è molto dell'eroe dei mille volti. Ovviamente le storie dell'eroe dei mille volti sono le storie, pensate a Star Wars, di in realtà di una persona che ha bisogno, di un personaggio che ha bisogno di riconciliarsi appunto con il padre, un padre assente, un padre che rappresenta anche il potere costituito, perché il maschile nella mitologia rappresenta l'ordine, la legge, il potere. Quindi un rapporto con questo. Peter Parker dice a zio Ben, smettila allora di fare mio padre, non sei mio padre, lui non ce l'ha un padre, certo. Però a Norman Osborn. Luke Skywalker non ha un padre, però poi abbiamo Obi-Wan. Luke, sono tuo padre. Esatto, esattamente, prima il mentore e poi diciamo il trovare il padre. In qualche modo tutte le storie basate sulla mitopoiesi, cioè sulla struttura mitologica dell'eroe dei mille volti, sono storie che trattano l'arrivo di un personaggio che scende nel profondo delle proprie paure per fare i conti con quello che è la figura archetipica paterna. Quindi Darth Vader, Norman Osborn sono assolutamente sovrapponibili da questo punto di vista, e infatti c'è la seduzione del male. Darth Vader a Luke Skywalker gli dice sostanzialmente: io ti posso portare dalla mia, ti posso accogliere se tu hai trovato il modo di abbattere quella figura paterna, proprio questo parlando di psicologia. Nel caso di Spider-Man, Norman Osborn gli dice: vieni dalla mia. Prima ma anche Norman in realtà ha un approccio molto di figliolanza verso di me. Ma sì, infatti lui per tutto il film sembra più il padre e il figlio, sembrano quasi più Norman e Peter piuttosto che Norman. Sì, perché infatti Norman poi c'è Harry che rosica perché Harry. Norman tratta Peter come esatto. un figlio. Ma infatti se vi ricordate nel film avviene questa scena ed è per questo che è bello il fatto della riconciliazione con il padre. Aspetta, no, più avanti. Che ci quella sul quasi. Tetto no questa. Okay. Questa qui, questo momento qui quando Harry torna a casa dice Peter Parker è sempre stato innamorato di Mary Jane non mi si fila, e lui che cosa fa? Finalmente abbraccia suo figlio, la prima volta che vediamo Norman e Harry interagire in maniera amorevole da padre e figlio, perché loro, se vedete, è molto bello come l'ha costruita Sam Raimi, perché loro non si toccano mai, solo questa qui. Cosa particolare dove loro non si toccano mai. L'unico momento iniziale quando Harry sembra toccare Norman per risollevarlo, lui si scuote. È molto interessante. Mentre con Peter la prima cosa che fa quando incontra Peter Parker è stringergli la mano. Poi ogni volta che lo vede mette sempre una mano, comunque lo tocca in continuazione. Ma ci sono dei testi o delle teorie, diciamo, narrative legate al percorso, non dei protagonisti, ma magari tipo di personaggi tipo Harry? Cioè che si concentrano su quello o fungono sempre in base al protagonista?
Beh, ci sono, diciamo che ci sono due archi dentro, due archi di personaggio dentro Spider-Man, c'è cioè quello che fa Harry e quello che fa Peter. Ok, ok. Sono entrambi. Quindi anche Harry fa un suo viaggio dell'eroe? In qualche modo sì, è chiaramente un viaggio incompleto perché il protagonista è quello che fa il viaggio più completo, perché è chiaramente quello con cui, quando noi vediamo un personaggio che cambia, empatizziamo e diventa il protagonista. In qualche modo. Quindi Harry rappresenta una ulteriore declinazione del personaggio di Peter, perché in qualche modo se Peter un padre non ce l'ha, ma c'ha Ben, e in Ben non riconosce un padre e sognerebbe di essere figlio di un Norman magari all'inizio, perché quello che gli manca in termini di status sociale e quindi gli impedisce di avere Mary Jane è il fatto di non essere figlio di Norman, quindi desidererebbe quasi essere, è la seduzione del male, no? Loro sono tutti siri nero, quella è, vorrebbe essere quella cosa lì. Dall'altra parte Norman rappresenta una completa antitesi, si dice, no? Quindi lui un padre ce l'ha, è quel padre, ha quello status, eppure non è felice, non è completo. Quindi ci viene a dire il film in qualche modo, in maniera di sottotesto, guarda che se Peter sposa quel padre lì, diventerà Harry, non diventerà mai, perché poi Harry è il figlio e quindi in qualche modo ha quello status, non è felice, non è completo. È come farci vedere, si dice in gergo, la posta in gioco, cioè se come dire, se Luke, è come se avessimo messo un, oddio forse c'è, dico una cosa inesatta, però è come se avessimo messo un Luke Skywalker che fa da figlio a Darth Vader. Esatto, okay. E quindi in quel modo, mettendoglielo vicino, noi vediamo cosa succede se il nostro eroe fa la scelta sbagliata. Il nostro eroe può diventare, in realtà, per tutto il film può diventare Harry. Harry ha Mary Jane, Harry ha lo stato sociale, Harry ha un padre che Peter stima, ha tutto quello che Peter vorrebbe, incarna in qualche modo una, tant'è che c'è quasi un'adorazione, ovviamente di amore e odio di Peter per Harry. Perché nei fumetti dice... ancora di più, in realtà, nel senso che nei fumetti Harry è, forse in questo film esce fuori, poi dopo è un po' persa come cosa, Harry diciamo è il fico della classe che ha preso un po' Peter sotto la sua ala per non farlo bullizzare completamente, diciamo, anche se poi non è che funziona molto, perché è una vittima a suo modo, certo. Esatto. Beh, fate caso quanto tutti gli eroi spesso sono orfani. È un dato è fondamentale per essere un eroe, non avere un padre, o un padre o una madre, diciamo. Tony Stark, o se c'è Capitan comunque America. Ci sono dei problemi in generale tutti. Con il padre, sì, cioè tutti, non c'è mai un rapporto stretto, non c'è mai un mentore in famiglia, diciamo così. È vero. Esattamente, anche perché è la rappresentazione del fatto che, e qui perdonatemi, vado un filino soltanto in una cosa un po' più complicata, però per capirci, del fatto che tutti noi quando veniamo al mondo sentiamo poi dopo di dover ricostruire un rapporto con quella alterità che è quella del padre sostanzialmente, mentre con la madre c'è un legame, quindi in realtà il viaggio eroe parla delle storie di tutti noi, perché tutti noi dobbiamo fare quel passaggio lì, lo esteriorizziamo mettendo in campo un padre cattivo da affrontare, diciamo in qualche modo, esatto. Però è sostanzialmente quel tipo di narrazione lì, quindi dicevo, caverna più profonda, incontro con il padre, apoteosi. Riconciliazione con il padre, apoteosi cosa vuol dire? Vuol dire deificazione, diventare finalmente l'eroe che devi diventare, no? Okay. È il momento in cui lui sceglie di diventare eroe, questo momento qua, se vogliamo essere sì, però uno potrebbe dire esatto, perché adesso uno potrebbe dire ma ha scelto di diventare un eroe quando ha fatto quello, sì, è vero, ma sceglie di diventare un eroe tanto più quando rifiuta la seduzione del male in qualche modo, ok, quindi diciamo è proprio quando dice no, io il lato oscuro non lo voglio. Esatto, non mi ricordo dove stava la. È qua, eccolo qua. L'ho trovato. Eccolo qua. È questo momento qui, diciamo. Quando lui dice: allora hai scelto, esatto. Devi venire con me. No, bellissima questa parte, zio. Mamma mia, quanto era bella. Pensate a questo momento qui, alto qui. È qualcosa di sovrumano ed è in controllo. Cioè, finora l'abbiamo visto, sì, lanciarsi, fare cose così, ma stavolta è in controllo. E sì, pensate, esatto, anche perché è diventato l'eroe vero, esattamente,
Esattamente. E siamo dentro, guardate, una caverna infuocata. Cioè siamo proprio all'interno di... Ci sono due momenti così tanto archetipici, forti. Quello del fuoco, qui, e quello ovviamente che sappiamo della, diciamo, della, della morte, del cimitero, che non è un cimitero, ma ricordavo il palazzo abbandonato più avanti. Sì, esattamente. Cioè, ma dimmi una cosa, Tommaso, scusami, momenti. Ma queste cose vengono inserite perché in qualche modo... Cioè, ti spingono a provare determinate emozioni, cioè, no, perché a sto punto non mi è di pensare che quel cazzo di posto era infiammato a caso, cioè non mi è di pensare tutto questo, cioè, assolutamente è costruito proprio per rispettare tutte determinate cose e quindi per farti scattare in testa, cioè, tutta una serie di cose, giusto? Secondo me il punto è, Joe, è che di base se tu sai che una cosa funziona, perché smettere di farla, credo. No, che... sì, cioè, però di base è rimanere su quella ricetta. Sì, ma la ricetta è un discorso, però qua si sta, giustamente Tommaso sta approfondendo la cosa, andando proprio quasi elemento per elemento, cioè quella cosa non era infuocata a caso. È il motivo per cui poi questo film funziona e magari... Sì. Capito? Invece Fantastici 4 della Sony fa vomitare. Allora ragazzi, è l'esempio che abbiamo fatto l'altra volta al Watch Party. Perché il film non funzionava? Ve l'ho fatto capire in diretta. Perché c'erano dei punti che non... Sì, ma c'erano proprio dei punti che non collimavano bene tra di loro. Era quello. Mentre qua, se vedete, è proprio scandito punto per punto. E quando si usa un tipo di struttura, naturalmente tutto funziona. E devo essere sincero, mo... Può essere la più bella reinterpretazione o la più brutta, però comunque sia, nello Spider-Man di James Cameron tutti questi punti venivano mega rispettati. In realtà quello di James Cameron era un po' più basato sul viaggio dell'eroe, prof. Quindi era un po' più concentrato su quell'ambito. In particolare, se posso... Vabbè, che poi in realtà... No, vabbè, finiamo magari di spiegare questa parte qua. L'unica cosa che ti volevo chiedere, Tommaso, siccome è già quasi passata un'ora, abbiamo ancora un sacco di cose di cui magari parlare. Okay, se allora vado veloce. Vai veloce. Io non ti fermo perché sto in fissa. No, è super interessante. Io allungherei altre 2 ore la live, no, però ragione, non possiamo, quindi stringiamo. Ragione, grazie, Tommaso, perdonami. No, è di che? Vabbè, comunque la deificazione, quindi c'è la ricompensa, vedete, lo dice in modo, il dono, l'ultimo dono è una traduzione, il dono definitivo sarebbe più che l'ultimo, cioè riceve l'eroe una ricompensa dopo questa prova che ha vinto, molto importante, è una ricompensa appunto di aver capito di essere l'eroe che doveva diventare, e a questo punto inizia il ritorno. Vedete che c'è partenza, iniziazione e ritorno. La partenza è tanto difficile, e questo, in questo Spider-Man è molto preciso. Il ritorno è altrettanto difficile, cioè decidere di tornare indietro, che vuol dire? Vuol dire decidere, nel nostro caso del racconto moderno, di affrontare le conseguenze della trasformazione che abbiamo fatto. Cioè, ok, siamo diventati un eroe, ma ora sono cavoli amari. Cioè, sono perché... anche Peter, quello è il concetto. Esatto, perché poi ora pago il prezzo di essere un eroe. Infatti, pago il prezzo dei due mondi è perfetta come cosa. Perché... Sì, esattamente. E quindi abbiamo il rifiuto a tornare. La fuga magica che credo possa essere rappresentata da quella prova... sì, da quella prova che fanno sul ponte. In ogni caso, la fuga magica e la fuga dal mondo ordinario, pensate a quante volte con la fuga magica, prof, mi permetto di dire che secondo me è proprio il momento in cui arriva Spider-Man, cioè con quel tema esaltante alla proprio che lui lancia le ragnatele, ha detto ok, adesso sono Spider-Man, devo andare a salvare tutto. Però la cosa più bella secondo me in questo film di Spider-Man, che non ho visto in nessun altro film di Spider-Man e mi è dispiaciuto tanto, è l'aiuto dall'esterno, perché nel film di Raimi c'è questa scena che secondo me è di una bellezza allucinante. La nave, esatto. Ma in particolar modo i cittadini che tirano le cose, i newyorkesi, esatto, i newyorkesi, è bellissimo. Questo anche è, nel tram e nel secondo capitolo c'è quella del tram, mi pare, la scena del tram. Però lì no, quella è più una prova, perché non lo aiutano proprio. Se vedi bene. No, qui lo aiutano, esattamente, lo aiuto dall'esterno, esattamente quello che hai detto te, mi hai preceduto, i newyorkesi che tirano le lattine, i mattoni, diciamo, esatto. A se quel punto la prendi viene con uno di noi, te la prendi con tutti. Bellissimo. Viene chiaramente trascinato, dovrà scontrarsi
con, definitivamente con quel paterno con cui esattamente con cui si è riconciliato, ed è uno scontro che dovrà fargli capire, sarà tanto tanto duro, perché quell'ultimo passaggio è il passaggio cosiddetto del martirio, diciamo, in sceneggiatura, cioè del momento in cui il personaggio è pronto a sacrificare la propria vita per quello in cui crede. E infatti siamo di nuovo in una location archetipica, no? Guardate, siamo all'inferno, molto... praticamente. Sì, è vero. Cioè, un posto che è un luogo, di nuovo, come lo era la caverna inferno. Questo è una, se vedete, un luogo, anche diciamo, qui, che rappresenta l'inferno. Anche qui c'è il varco della soglia, che è dato, certo, da questo momento preciso. Se c'è... Eccolo. Ah, Marco Cioni in mutande fa spettacolo. Comunque, Gianni, vabbè, c'è Ridley Scott 1937. Noi, sì, Tommaso, devi sapere che abbiamo Ridley Scott che ci segue, è l'originale, che giustamente dice le gru in Amazing Spider-Man. Però non funzionano così. Nella scena terrificante, però... È un po' patetico. Ci sono aiuti esterni che funzionano, aiuti esterni che non è quello che non funzionano. Eccolo. Questo momento proprio dove lui entra nel casale è proprio il varco della soglia del ritorno. E quindi l'ultimo punto, appunto questo dell'eroe dei due mondi, così chiudiamo, è quello della cosiddetta morte e resurrezione. Questo ovviamente ci porta a capire quanto stiamo parlando di concetti archetipici, no? Ci si confronta con la morte, ci si confronta con la morte diretta o indiretta dell'antagonista, ma soprattutto la potenziale morte del protagonista, e si muore e si risorge e si diventa finalmente l'eroe dei due mondi, cioè la persona che è, che vuol dire eroe dei due mondi, è padrona del mondo ordinario tanto quanto del mondo straordinario. Come e nella poi abbiamo di il liberi di vivere, vi prego, che è questa qui, è proprio questa parte qui. Questa è liberi di vivere. Più liberi di vivere così, si muore. Esatto. È proprio l'apoteosi del libri. Fra l'altro è una roba in CGI che per il tempo era una follia allucinante. Ma io quando ho visto... Ma guardalo! Io quando ho visto questa cosa al cinema... Sono proprio a bocca aperta, mazzi, perché era... Non hai idea di cosa pazzesco ho fatto io. Cioè, io mi stavo a sentire male. Ragazzi, male. Vi prego, è proprio wow. Questo Gianni, film motivo per cui wow io ho questi. Ecco, tutti e due. Lui che bellissima donna! Sono questi gli originali del film. Allora, la cosa bella qual è? È che lui in verde lo vediamo in blu, perché lo schermo blu è il verde. Allora, è Gianni... Allora, brevemente... Io ho finito la parte noiosa. Sì. Allora, Tommaso, non era noioso, era super mega interessante. Sto in fissa, zio. No, davvero. Allora, rientriamo nella versione di James Cameron, parliamo dei registi, attori, eccetera, eccetera. Subitissimo. Allora, quello che voglio dire io è che abbiamo tralasciato alcune cose, naturalmente, nel video. Una delle parti che abbiamo tralasciato era questa. Allora, questa parte qui è molto bella, cioè molto bella, secondo punti di vista, diciamo. Praticamente siamo nel momento in cui Spider-Man prova per la prima volta i suoi poteri. Che cosa fa nel film? Semplicemente lui li prova, fa le diverse prove con le ragnatele. Nel film invece di James Cameron, lui la prima cosa che faceva dopo aver volato tra i tetti era quella di andare a vedere Mary Jane che si spogliava. Andava alla sua terrazza, cioè, vedeva lei che si spogliava. Era un po' un guardone, sì. Era cioè, un il guardone. E la cosa interessante è che lui si eccita e cade in un cespuglio di rose. Questa cosa mi fa super ridere. E schizza ragnatele da... Nel cinema, nel film sarebbe stato... Lui finalmente ha la possibilità di vedere la sua amata e nel vederla, sì, diciamo, no, si emoziona. Allora, no, zio, no. Ecco, sarebbe facciamolo stato vedere anche un po' qui. Ringraziamo Bethesda Comics per aver fatto questo video che riassume un po' tutti i vari elementi. Adesso vi faccio vedere proprio lo storyboard che era disegnato. Eccolo qua. Cioè, ragazzi, vi prego, allucinante. Cioè, sì, ma sono gli anni era 90. Questo ti posso dire. Era, allora, secondo me il problema di questa sceneggiatura è che è troppo... vicina alla realtà, cioè cosa potremmo fare noi se avessimo i superpoteri, sì, quasi più sì. The Boys e meno quello che dovrebbe essere Spider-Man, che poi è un po' l'eroe senza macchia, perché tipo alla fine il finale, che è la cosa che secondo me è la più sbagliata e sconvolgente, il fatto che Spider-Man uccida qualcuno è ciò che è di più lontano nella storia del personaggio, perché Spider-Man c'ha tutta una serie di cazzi proprio perché non ammazza nessuno, e quindi poi si trova a combattere sempre gli stessi nemici, perché
sempre Norman Osborn, che se lui lo ammazzasse vorrebbe fine a queste sofferenze di tutti, ma lui non lo fa perché altrimenti sarebbe come lui. Gianni, esatto. Tu hai delle proposte di registi oltre al fantomatico James Cameron, tiriamole fuori così cominciamo a giocare anche con la chat. Immaginiamoci sicuramente un film molto più cupo, molto più oscuro, molto più realistico anche per certi versi. Ricordiamoci che il cattivo, per quanto poteva essere un Donald Trump, era effettivamente molto più realistico rispetto a un cattivo fumettoso come può essere magari Norman Osborn, che pensa semplicemente a diventare un superuomo, ma effettivamente non ha vere e proprie manie di controllo di per sé. Questo qui, questa figura che c'era, che si chiamava Carlton Strand all'interno del panorama di Spider-Man, poi voglio dire una cosa riguardo a questa cosa, però finisco prima questo pensiero, era più attaccato al potere. E infatti nella sceneggiatura di James Cameron c'era proprio il momento della tentazione, perché questo Strand invitava Spider-Man a casa sua, gli faceva vedere tutto quello che lui era in grado di fare e lo invitava ad allearsi con lui, perché diceva: in questa maniera noi possiamo essere più forti. Tant'è che poi non abbiamo il momento sul tetto in cui Goblin gli dice: pensa cosa potremmo fare insieme. Però lì era molto più armonioso, cioè lì è proprio Goblin che cattura Spider-Man, qui è proprio: vieni, ti faccio vedere il mio regno, ti faccio capire tangibilmente quello che posso... Esatto, un po' più Kingpin, se così possiamo dire. E tant'è che un altro personaggio di cui non abbiamo parlato nel video, ma perché era talmente tanto base e un po' mi è dispiaciuto, c'era anche l'Uomo Sabbia, che era uno scagnozzo di questo Strand. Adesso ci sono due cose che voglio dire prima giusto di parlare per mettere un regista. Po' di altra carne al fuoco. Numero uno, ragazzi, Spider-Man insieme a Batman è l'eroe che ha i cattivi più iconici e più belli della storia del fumetto, secondo me. Da Goblin, Venom, Electro, Mysterio, Rhino, già un po' di meno. Kraven, zio, no. Quanto è bello. Rhino, perché tu sei superficiale, ho delle storie su Rhino incredibili. Ma qua ci sono due fan di Spider-Man che se lo farebbero, quindi... Un po' mi fa rosicare il fatto che Cameron non abbia voluto fare un cattivo come voleva lui. Perché non ce n'era bisogno. Un mischione non ce n'era bisogno, secondo me. Un altro grosso problema, e Marco, non so a che punto sei arrivato di Save the Cat, ma adesso ti vado a spoilerare un attimo. Facciamo una live su Save the Cat, però. Certo che la facciamo. Certo, Save the Smelly Cat. Il prossimo film è Save the Cat. È che c'è troppo marzapane in questo film. Cioè, che cazzo vuol dire, Gianni? È una delle regole di Save the Cat, però. Pure tu, che non stai mai attento quando parla Gianni. È una delle regole che mette in evidenza Black Snyder nel suo testo Save the Cat, ma il professore ce la dice meglio. Però fondamentalmente in questo film di Cameron c'era un po' troppa carne al fuoco, mettiamola così. Prof, se vuole un po' approfondire, cioè che ti riempie troppo, ti riempie troppo. Troppo marzapane, il concetto è: il marzapane è buono, però usarne troppo è come dire, è esatto. Anche se sì, che sì, Black Vet, insomma, come Vet, regola sì. Per chi ha letto, era una cosa di una perché combo, era uno sì sì era uno sketch, questo Black Vet, così viene chiamato in inglese nel testo di Snyder, in questo sketch dicevano: questo non è è un Black Vet, non è soltanto un veterano nero, ma è anche un veterinario veterano nero. Questa parola vet veniva usata in due modi, quindi è come dire troppe come dire caratterizzazioni mescolate insieme producono confusione. Quindi Black Vet o troppo marzapane è il concetto di mescolare troppe caratterizzazioni su un personaggio. Che poi fondamentalmente in questo film si lega un altro problema che evince sempre Snyder, che è quello del doppio abracadabra, perché qui ne abbiamo ben tre. Abbiamo Spider-Man, abbiamo Carlton Strand e abbiamo l'Uomo Sabbia. Quindi il doppio abracadabra... Troppe volte violiamo il patto di credulità col pubblico, cioè chiediamo troppe volte di concederci un jolly che invece si concede una volta sola. Ripeto, quello che è successo nel terzo Spider-Man di Raimi, sostanzialmente. Esatto. E l'ha mandato completamente a casino. Ma che poi è casino. Il problema anche del secondo Amazing Spider-Man. Sì. Infatti il mio terrore per l'ultimo nuovo Spider-Man di Tom Holland è che ci mettono dentro più di un cattivo e venga una monnezza. Beh, la domanda è: avranno imparato? Cioè, nel senso, dopo fidati. Spider-Man 3 hanno imparato. C'è questo concetto che si chiama Jumping the Shark, che conoscerete,
che sostanzialmente quando appunto queste serialità o queste serie di film suicidano, perché ci fu una c'è stata una famosa puntata di Happy Days quando non sapevano più che inventarsi, in cui Fonzi andava a fare il bagno al mare, esatto, ma c'era uno squalo e lo squalo provava a morderlo e lui facendo sci d'acqua volava sopra sopra lo squalo, e quello è quando il jumping the shark, è quando proprio il pubblico lo perdi su queste cose qui, e quello è quello che si rischia quando si rilancia troppo. Parliamo di registi, allora. Quali sono questi eccoli, tre? Eccoli, quelli Tarantino, che Cronenberg, allora, e Cameron. Allora, iniziamo da James Cameron, perché è quello che doveva realizzarlo. Sicuramente noi stiamo parlando del 1991, quando i film di supereroi erano Batman, punto. Non c'era, c'era stato Superman di Tim Burton. Sì, c'era stato Superman molto prima. Esatto. Però una cosa bisogna dirla e spezzare una lancia a favore di James Cameron: è un regista che sa raccontare storie un po' innovative a livello di effetti visivi, e Spider-Man sarebbe stata una storia molto particolare per la CGI che ci doveva essere dentro, perché se noi pensiamo al film di Raimi, fondamentalmente la CGI grossa è del 2000. Sì, no, allora, per l'epoca la CGI grossa, la CGI grossa è di Spider-Man, Goblin fondamentalmente, esatto, è un tipo che c'ha una tuta. Però sono dieci anni dopo, raga, pensate nel 91 vede, che quello che si vede per l'epoca era una roba interessante, eh? Per quello che si vede all'epoca, Raimi ha fatto. Ma quello figurati, però io dico, se questo film è del 91, tu immagini che cosa poteva uscire fuori con Spider-Man. Ma non lo so, nelle mani di Cameron non lo so, perché Cameron si inventa di tutto. Zio Abyss, quando è uscito, The Abyss, ha veramente sconvolto, perché era una roba che come cazzo te la sei inventata. La prima volta ci faceva l'acqua in CGI. Esatto, cioè, però lo sai che qui parli del protagonista, capito? In CGI. Sì, però per questo però diciamo che la prima volta che si faceva una superficie trasparente con rifrazione in CGI, io vi ripeto, noi stiamo parlando di un trattamento, sono tutte idee comunque che poi non si sa come sarebbero state cambiate, come si sarebbe voluto su varie versioni, se il progetto di Cameron, allora, andava in porto. Questo è il trattamento definitivo, zio, questo è il progetto che avremmo visto in sala, non poteva condividere la sceneggiatura. Poi c'è ma la sceneggiatura, poi viene rimaneggiata, e poi di nuovo, dai, lo sai. Era in una mega fase avanzata, te lo garantisco. E vabbè, però... La cosa però interessante di Cameron, sicuramente, oltre al fatto della CGI, raga, pensiamo a Terminator, che paradossalmente sembra una cosa allucinante, ma ancora oggi funziona molto bene, se lo vedete. Prima oltre volta alla che CGI, si faceva gli inflessi. Sì. Oltre alla CGI, James Cameron è bravo a raccontare storie molto semplici, cioè storie Titanic, che vogliono Giulietta arrivare su una nave, Giulietta che sulla vogliono nave. Arrivare, sì, vogliono arrivare al punto, e fondamentalmente la storia di questo Spider-Man non è una storia tanto di padre mancati e così via, quanto piuttosto una la crescita del, cioè viaggio l'importanza della crescita, puro e puro. No, aspetta, sì, però l'importanza della crescita, cioè Cameron voleva raccontare attraverso diventare questa sceneggiatura, esatto, il diventare adulti. E infatti le ragnatele, che cosa sono, ragazzi? Sono adolescenza, sono i brufoli, okay, sì, non sono niente di più. E poi naturalmente lui è molto bravo a raccontare queste scene molto ampie, e quindi sarebbe stato secondo me anche abbastanza spettacolare. Immaginiamo la parte finale che doveva venire sulle Torri Gemelle, bellissimo. David Cronenberg, ne abbiamo parlato un po' l'altra volta, lui è bravo a creare le tinte oscure, ma soprattutto mi sarebbe piaciuto tantissimo vedere il suo modo di realizzare questo Peter Parker un po' mostruoso, sai, un po' quasi simile più a un ragno, con questa cosa è proprio strana, vicino secondo me a Raimi in realtà, Sì, Cronenberg intriga molto, devo essere anche sincero. A me. Poi però naturalmente abbiamo Quentin Tarantino, perché l'ho messo? Perché in questo film cazzo, zio, zero no, 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 c'entra, perché in questo film Spider-Man era molto violento, non ne abbiamo parlato tanto nel video, vi faccio vedere velocemente una cosa adesso qui. Sì, ma Tarantino non avrebbe mai fatto una cosa così. Era estrema, sì, però zio, era estremamente violento, diceva parolacce. Zio, è un mondo fantastico, sì. Vivi la fantasia. No, ma vivi la fantasia. Sì, ho capito, però Quentin Tarantino è lì pronto, però ci devi mettere un regista, e Tarantino non lo farebbe mai una cosa del genere. Ma non devi, Tarantino fa quello che dici tu. Vabbè,
mo, in questo Giovanni, caso. Dai. Okay. Ecco qua, leggiamo questa parte. I'll kill you, motherfucker. Quando faceva cosa lo faceva? Ragazzi, come si chiama? You're dead, you're a sicky bastard. Cioè, ragazzi, oh, ma questo è Spider-Man. John Travolta quando... faceva Spider-Man. Ragazzi, quando io ho sentito questa frase ho detto, ma che siamo a dire? C'era un altro momento in cui lui torturava Flash Thompson perché aveva picchiato Mary Jane. C'era Flash che picchiava Mary Jane, lui interveniva, gli spezzava la mano, zio. Sì, allora, ma è Spider-Man comunque, non lo mette su una sedia, gli taglia un orecchio ballandogli davanti, zio, vabbè, quello vabbè, fa però Tarantino. Devi, però, ho capito, però potrebbe essere sicuramente una chiave di lettura particolare. Beh. Poi, magari non avrebbe funzionato, però... Non l'avrebbe mai fatto, starci, comunque, non mi accollo. Secondo me poteva starci. Inoltre, è bravo Tarantino a creare un erotismo nelle sue scene. Tutte le sue scene sono molto erotiche. E infatti in questo film c'era tantissimo erotismo. E poi la cosa che mi piace di Tarantino è il fatto che abbia sempre personaggi molto grigi. Cioè né buoni né cattivi. Il buono non è mai così buono e il cattivo non è mai sempre solo cattivo. E in parte Spider-Man è questo in questo film, è una personalità molto grigia, è molto più un Punisher, ecco, per prendere un altro quindi, eroe Marvel. Quindi, andiamo al sondaggio, perché adesso dobbiamo fare il sondaggio in chat. Nel frattempo, molto, anche altri molto velocemente, Marco, tu suggeriresti qualcun altro? Io suggerirei Schumacher, Joel Schumacher. Giacomo, segna di Joel Schumacher. Gianni. Però ragazzi, a questo punto, se prendiamo Schumacher, dovete pensare appunto che diventa proprio una roba al limite Batman del trash. Batman e Robin con Schwarzenegger. Cioè, proprio la carta di credito di Spider-Man. Esatto. Cioè, proprio questo tipo di roba qua, nel senso, dobbiamo pensare a questo. Perché secondo me c'è del potenziale di Tommaso, tu vorresti qualcun altro? Fincher. Sì, perché con gli disadattati, con quelle di difficoltà di integrazione. Ok, vai, allora con gli effetti visivi. Allora, siccome io mi mantengo su Cameron assolutamente, quindi Giacomo ci abbiamo i 5, quindi Tarantino, Cronenberg, Cameron, Joel Schumacher e David Fincher. Il sondaggio è partito in chat, ragazzi, vi ricordo che siete voi insieme a noi a scegliere quello che potrebbe essere il regista, quindi votate il sondaggio, sta sulla chat come al solito là sopra, e intanto questo aiuterà sicuramente Simone che sta lì, che sta cercando di disegnare qualcosa con le minchiate, con le cose che abbiamo detto. Lo faccio vedere un attimo, faccio su vedere questo un film, vai, tiriamolo vedere, su un attimo. Sta facendo un possibile, sta tarantinando ovviamente. Sta tarantinando Spider-Man. Sta tarantinando perché Tarantino, comunque tarantola con Spider-Man. Cioè, insomma, c'è un gioco di parole abbastanza caruccio dietro. Però, ragazzi, vi ricordo che basati su Cronenberg. Finale, su Cronenberg, su Cronenberg, a parte Love of My Life, Cronenberg. Bravo, sai che c'è. Abbassami un attimo che vado a lavorare su Cronenberg. Dai, Vai. Mi ricordo, ragazzi, che l'opera che tira fuori, diciamo, alla fine Simone, la locandina, andrà alla persona che ha donato più sub durante questa live, che ad oggi credo sia Andrea FR27, che ne ha donato uno, che ha donato una sub a Orloff, quindi avete tutte quante la possibilità di doppiarlo regalandone due. Intanto voglio anche ringraziare tutti quelli che si stanno abbonando, ragazzi, come sapete c'è un sub goal qui, che se riusciremo a raggiungerlo entro il 30 di 500 faremo una live in cui mostreremo tutte le nostre realizzazioni, i nostri video più imbarazzanti fatti quando eravamo dei piccoli stupidi, tra cui un corto di Gianni che io vorrò mostrare anche al professor Renzoni forse un giorno, per vedere se ha rispettato il viaggio dell'eroe, che veramente io ho visto delle cose e mi sono sentito male proprio fisicamente, e tutto ciò che riguarda il... Madonna, io vorrei vedere cosa si chiamava, fuori. Però dico il titolo, si chiamava Ombra Signore della Notte, rubato a mio padre, tra parentesi, che me lo suggerì. Che poi, ma c'erano i due punti, io non ho mai capito, c'era una virgola, era niente, Ombra Signore della Notte. Sì, sì. È tutto senza insieme, non è per forza. Perché era nome e cognome, Ombra, esatto. Signore. Quindi ragazzi, grazie a tutti che si stanno abbonando. Ah, vedi,
Ciao Martina e ciao Lorenzo che mi stanno guardando. Osden, sì, sono due miei amici che mi avevano aiutato, cioè Martina mi aiutò all'epoca. Ciao Martina. Mi dispiace, Martina e Lorenzo. Avete no, scusate, qualcuno vuole video della discussione di Laura e Gianni? No. Per fortuna che non esiste quel video, se non sbaglio, non credo esista, perché sennò già ce l'avrebbe propinato, tipo, e mandato qualcosa nel gruppo. Noi abbiamo preso qualcosa 200.000 volte. C'eravate, è vero, voi c'eravate. Sì. Sta per finire quando divento Spider-Man. Sta per finire il sondaggio, come pensavo, sta per vincere Cronenberg, Marco Schumacher, non te l'hanno cagato di pezza. No, allora, vince Cronenberg col 42%, il 30% Schumacher, Cameron, il 15% Tarantino, 11% Fincher, 2%, cioè in due persone, Michael Schumacher, Joel Schumacher l'hai votato tu e un altro che te vuole bene. Io non ho neanche votato. Ah, ok, allora due che ti vogliono bene. Cronenberg. Anch'io Cronenberg sono favorevole. Tarantino avrebbe dato fuoco a quella sceneggiatura, quindi Cronenberg non c'entrava assolutamente nulla. Zero, nella maniera più totale. Allora, Simone Vignoni, tu ci senti? Non ti vediamo, ma ci senti? Stiamo parlando, il regista è Cronenberg, quindi automaticamente diventa tutto tremendamente ancora più dark, e a una certa Spider-Man perde un braccio, gli si stacca la gamba, cioè succedono queste cose così. Diciamo che il momento in cui viene morso si richiude in questo bozzolo di ragnatele, sì, che poi, da cui poi esce fuori per forza Spider-Man. Cioè, cioè lui si sveglia la mattina con liquido tipo gel dappertutto, avvolto in un bozzolo di ragnatele. Ma ragazzi, nei fumetti è pieno di cose di questo tipo, nel senso che Spider-Man a volte si sveglia con sei braccia, eccolo, a un certo punto nei fumetti, e poi dopo diventa un vero e proprio ragno umano, più che un uomo Man ragno. Man Spider. Esatto, Spider. Per forza, perché... Eccolo, guardate, ditemi se non è Cronenberg. Sì. Qui doveva naturalmente pensare alla anche cosa un molto po' polluzioni notturne, questo sì, è vero, un po' l'ho pensato anch'io. Sempre Mary Jane che stava lì affacciata alla finestra. Andiamo avanti, allora, parliamo del personaggio, ragazzi. Spider-Man. La scorsa volta abbiamo parlato. Io cerco sempre, Tommaso, devi capire, io sono quello che cerca sempre di recuperare la situazione, capito? Intanto, un saluto ai moderatori di Twitch. Ciao. Esatto, ciao, intanto moderatore. Ringrazio Serial Hunters che ha fatto un ride insieme a 6 utenti, grazie ragazzi. Allora, la scorsa avanti. Volta abbiamo parlato di un unico personaggio, cioè di Truman, perché fondamentalmente era quello che governava un po' tutto il film, ma in un film di supereroi, oltre all'eroe, abbiamo bisogno del cattivo, ragazzi. E abbiamo già parlato abbastanza del cattivo, era un po' particolare, a me questa cosa mi fa molto rosicare che non abbiano deciso di prendere uno della miriade dei cattivi di Spider-Man. Poi lo puoi anche vedere in una chiave differente, per l'amor di Dio, però dai, c'hai Kingpin, c'hai Kraven. No, esatto, soprattutto perché ce l'avevi già il cattivo adatto, che è Kingpin, è proprio esattamente lui, cioè proprio il boss mafioso che ti spacca il culo, tra l'altro interpretato da un D'Onofrio pazzesco nella serie di Vincent D'Onofrio, è vero. Sì. Pazzesco. E sicuramente, però, come abbiamo già detto, il percorso evolutivo del personaggio di questa prima stesura di Spider-Man era un percorso evolutivo un po' differente, perché più che cercare un padre, lui cercava di approcciarsi alla crescita, doveva crescere. Era un personaggio che nasce con questo motivo di confrontarsi con la sua attuale crescita. Durante questa sua attuale crescita viene morso dal ragno e quindi ha un'altra prova ancora di più, e deve riuscire a compensare in parte quello che è la natura umana e la crescita naturale adolescenziale con una crescita sovraumana, che è quella appunto da Spider-Man. Vi propongo i due attori che ho inserito io adesso. Per fare i cattivi, giusto? Per il cattivo. No, protagonista. No, questo è protagonista. Decidiamo prima Spider-Man. Poi del cattivo ne parliamo un po' meglio. Sicuramente la caratteristica di questo Spider-Man era però che era molto più realistico, cioè non era il bonaccione. Ok, quindi togliamoci dalla mente per un attimo Tant'è Tobey Maguire, che voleva farlo DiCaprio. Esatto, togliamoci dalla mente Tobey Maguire, cancelliamolo, che è un bonaccione fondamentalmente, ma era una persona molto cazzuta, ecco, cioè che affrontava le prove con un atteggiamento anche molto più animalesco. Un Andrew Garfield cattivo, però.
James Franco, so, io vorrei James Franco potrebbe farlo, potrebbe tranquillamente. Allora, Marco, per la tua felicità, guarda chi ti ha inserito. Ma ci sta tutto. Allora, io devo chiedere una cosa alla chat. Ragazzi, calcolate sempre che stiamo parlando degli anni 90, quindi non prendete esempio l'ultimo DiCaprio, ma al massimo il DiCaprio di Titanic, come non prendete esempio l'Hit Ledger dell'ultimo che è quello di... Il destino di un cavaliere. Esatto, prendete il destino di un cavaliere in idea. L'avevo detto, l'avevo pensato anch'io, River Phoenix. River Phoenix, zio, ci stava River Phoenix. River Phoenix l'avevo pensato pure io. Ma era ancora vivo? Ora non lo posso più dire. Nel 91 mi pare di sì. Sì, lui è morto nel 98, non vorrei dire una stronzata. Però. Adesso confermo. Però mi comunque pare perché Leonardo, allora, se vedete, io qui vi ho messo dei titoli che possano essere presi come punto di riferimento per capire innanzitutto l'età e poi anche un po' gli atteggiamenti. Non so se avete mai visto, secondo me tra questi atteggiamenti quello più interessante è la voglia di ricomincia. 93. 97, vabbè. 93. 93. Ah, ok. Tra i vari film che ho selezionato qui, quello che a me ha colpito di più e che poteva starci tanto è Voglia di ricominciare, che non so se l'avete visto, lo trovate su Prime Video. È un film con Leonardo DiCaprio, il primo film con Leonardo DiCaprio, e c'è, guarda un po', Robert De Niro. E in questo film, che è una storia vera, mi pare di un fumettista, non vorrei dire una, o di uno scrittore in generale, mi sembra, è una, ha un atteggiamento Leonardo DiCaprio in maniera... ha un atteggiamento molto rozzo, purtroppo, dovuto anche dal fatto che questo Robert De Niro lo picchia. E oltre a questo è interessante vedere proprio la crescita, perché si analizza proprio il passaggio della crescita di questo personaggio. Oltre a questo ho selezionato Heath Ledger. Heath Ledger perché? Perché prima di diventare Joker lui faceva il ragazzo bello maduro. Ecco, se avete visto 10 cose che odio di te, che trovate su Disney Plus, che è una commediola romantica, in questo film è proprio quel ragazzo fico, ma allo stesso tempo che è un po' incazzato con il mondo. L'outsider, diciamo. Esatto, il geek, se così possiamo dire. E vi lascio a voi la parola, prof, che cosa ne pensa? Ma tra questi due, francamente, mi viene in mente più Heath Ledger, perché c'è un Cronenberg. Perché c'è un tema di adolescenza come cambiamento mostruoso, anche di crescita come cambiamento mostruoso, che credo che DiCaprio, soprattutto il DiCaprio di cui parliamo, sarebbe stato troppo innocente. Troppo pulitino. Ma infatti, io... Noi pensiamo al DiCaprio che ha esplorato il Dark Side, diciamo, più recente, esatto. Ma quello era un DiCaprio veramente molto... Per questo dicevo River Phoenix, perché comunque... Se dobbiamo scegliere, secondo me, qualcuno che ha toccato il lato oscuro, della forza. Te ne faccio vedere uno e poi ti do il nome, perché onestamente il nome non mi ricordo, che è lui. Cruel Intention, anni 90. Come no? Madonna, non so se ti ricordi. Ancora lavora. Lui, secondo me, negli anni 90 soprattutto, ragazzi, non so se vi ricordate il film Cruel Intention. Lui si chiama Ryan Phillip, se non sbaglio. Sì. E secondo me lui era assolutamente perfetto. Bello, scusate, bello, con espressioni da stronzo. È perfetto, secondo me, lui. Io adesso sto per interpretare il ruolo del produttore che vuole assolutamente fare dei soldi. E quindi dice, senti, ma siccome sta sceneggiatura a me non mi piace tanto, secondo me non funziona, cerchiamo un protagonista che è talmente famoso che ci porta la gente al cinema. E anni 90 io vi propongo lui. Luke Perry. Luke Perry, sì. Secondo me lui, guarda che c'aveva tutto quel pubblico. Ma scusate, vi ricordate il nome dell'attore che faceva Spike in Buffy? Che non mi ricordo il nome. Oddio, no, io no. Aspetta, lo cerco. Perché comunque all'epoca si doveva comunque cercare un volto conosciuto. James Marsters. Però secondo me Luke Perry, regà, ce l'ha. Allora, cioè, Heath Ledger è la scelta più autoriale. Luke Perry è quella per... Ragazzi... Sì, è che nel 91 aveva già 47 anni, forse, no? Quelle, guarda, ho scelto Luke Perry anni 90, ho fatto della foto, eh. Ma quanti anni ma quelle... c'aveva? Ma ragazzi, ma davvero Spider-Man di Raimi è del 91?
non è possibile. No, no, questo, no, è no, del 91. Questo è del 91. Ah, ok. Questa roba doveva uscire nel 92, capito? Un attimo, quindi, di Luke Perry negli anni 90 era così. Ben essere ed è Peter, ed è Peter, eh? Cioè, porca vacca, c'è ragione. Anche c'è ragione. Lui. Allora, ragazzi, abbiamo trovato gli attori, quindi Gianni ha proposto Heath Ledger, come DiCaprio, cavolo si chiama? È quello che era. È DiCaprio. Marco, no, tu, Tommaso, confermi River Phoenix? Io confermo River Phoenix. Tommaso, River non Phoenix, quindi vai, Gian, vai Giacomo, Marco, Luke Perry e io questo Ryan Phillip. Quindi siamo 1, 2, 3, 4 e 5 con quelli che ha tirato... che ha tirato su Gianni, quindi ripeto, Luke Perry, Ryan anni, Phillip, River Phoenix, Leonardo DiCaprio e Heath Ledger. Quindi Giacomo, vabbè, è partito col sondaggio. Mentre che facciamo scorrere il sondaggio, iniziamo ad introdurre un po' meglio il cattivo, se così ci stringiamo. Vai. Allora, il cattivo di Spider-Man, perché dico che mi fa rosicare di base? Perché è un cattivo che come unica motivazione, in realtà un po' come tutti i film di Cameron, ed è un po' bruttino, soprattutto se si pensa a personaggi cattivi che abbiamo adesso, ha come unica motivazione quella di fare di essere potente. Non c'è una vera e propria motivazione, ovvero un vero e proprio ghost, come abbiamo detto anche l'altra volta. Abbiamo parlato di need, desire, di ghost. Ecco, in Spider-Man need e desire sono molto evidenti. Il desire è Mary Jane, è proprio quello che lo spinge a farsi il costume, lo spinge a fare tutto. Il need è quello di capire che da un grande potere derivano grandi responsabilità, è quello di diventare effettivamente, cioè di essere la persona che ha bisogno. Eccolo, Joker. Visto, sì, lo mostro ogni tanto senza dirlo a Simone, così, ecco, faccio così lo mandiamo. Mostro solo il disegno, Simone, non ti agitare. Non ti preoccupare, tu continua a fare le cose. Però Simone, scusa, visto che è stato interrotto, ti dico già, buttati su River Phoenix o Luke Perry, dimenticati Heath Ledger. Andiamo avanti. Guarda che Luke Perry è proprio giusto, eh. Andiamo avanti, allora, Marco, leva Simone. Perché introduce... ma River Phoenix, ragazzi, ci stava molto bene, secondo sì, me. Sì, sì, ma tra River Phoenix... La lotta è River Phoenix e Luke Perry, ma mi sa che ce la fa River Phoenix, quindi Simone, buttati no, io sono da mega, quella parte. Mega... Cioè, non ci avevo pensato a River Phoenix, l'avevo dato già per me. Sai che è? Che poi ci siamo giocati il sequel così, però. Io non avrei preso quel produttore. Beh, però sai quanti vanno al cinema. Vabbè, se... La gotta adolescenziale, quella forte, forte, forte. Allora, stavamo parlando un po' del cattivo, Need and Desire, l'altra volta abbiamo detto che quindi Need and Desire in Spider-Man sono molto molto palesi, anche in questo di Cameron effettivamente è volere Mary Jane o crescere, molto basilarmente. Il problema è il cattivo però, perché è un cattivo che forse manca un po' di appeal, è un cattivo che come desire ha effettivamente quello di conquistare il mondo, e il need però è quello di portarsi dalla sua parte Spider-Man, perché sì, fondamentalmente la cosa non aiuta, perché poi ha anche questo uomo sabbia che totalmente a caso è un tirapiedi, e vabbè, è questo. Non lo so, prof, se vuole parlare un po' meglio anche secondo lei questo cattivo. Beh, adesso vi faccio vedere le proposte. Intanto. Infatti, vediamo le proposte per parlare meglio. Quindi Donald Trump, che l'hai messo a caso perché non poteva farlo, è Lance... Ma perché non poteva farlo? Vedi che lui faceva i film, zio. Donald Trump faceva film? Ignoranza. Sì, lui ha fatto pure la serie, quella che poi ha fatto Briatore in Italia. Perché lui ha avuto... The Apprentice. Ok, perché lui mi pare... Io l'unica cosa che avevo visto era un cameo in Mamma ha perso l'aereo. Comunque, prima di andare avanti, confermo River Phoenix 33%, Luke Perry 30%, Heath Ledger 26, Leonardo DiCaprio 5 e Ryan Phillip 5%. Quindi vince River Phoenix. Simone, buttati su River Phoenix e basta, niente, andiamo avanti. Allora, quindi stiamo dicendo Donald Trump mi fa ridere, sta, che hai ragazzi. Messo ex. Guarda, secondo me questo Giacomo possibile, perché qui la scelta, cioè, tra questi due oggettivamente è difficile
è difficile fare una... Cioè io ci vedrei, visto che tanto abbiamo un bel budget per fare una cosa del genere, ci avrei visto un Al Pacino o un... Io ce l'ho un attore che sarebbe potrebbe funzionare. Kevin Spacey, ragazzi. Vai. Chi? Kevin Spacey. Oddio, Kevin Spacey ha fatto... Però nel 91. Cioè, dici che era troppo giovane, dici? Beh, però che mi già quel pelato, secondo te lo rinvento. Ma non era ancora pelato nel 91, zio, eh? Quando ha fatto cosa, come si chiama il film, quello Russell Crowe, il noir, era già bello pelatino. Eccolo, eh? Ragazzi, eccolo qua, l'hanno messo. Gary Oldman. Gary Oldman. Pensate Gary Oldman in Leon. Ho un vuoto totale, ma il cattivo di Die Hard, datemi il nome dell'attore. È Alan Rickman. Alan Rickman. Però è troppo inglese, non lo so. Alan Rickman pure ci potrebbe stare. Gene Hackman, ha vinto, a me piace Gene Hackman. Ma Jack Nicholson pure è buono come nome. Jack Nicholson, però ha fatto Joker, che stai a fare? Mi stai a fare i mischioni di no, DC, sai cosa stavo pensando? Cioè, questo... già negli anni 90 facevamo sti passaggi dalla DC alla Marvel, così. È un film, è un film con un sacco di soldi, no? Immagino, perché comunque Cameron scegliamo il budget. Però aspetta, perché De Cronenberg. Immaginalo che capelli. Con i capelli gialli, è quello dei soliti sospetti. È quello dei soliti sospetti, più o meno. Vabbè, sì. E noi, naturalmente, adesso. Scusate, ma per sparigliare era troppo giovane nel 91. Robbie Williams, forse no. Williams ci stava, no. Però Robbie troppo Williams, matto, secondo me. Cioè, qui ci serve uno proprio alla D'Onofrio. Cioè. Uno che sia perché... comunque solido nella sua imprenditore. Nella sceneggiatura, infatti, però... lui non ha elementi di pazzia. Lui è una persona molto lucida che fa tutto in maniera. Ce l'ho. Malcolm McDowell. Qual è? Chi è Malcolm McDowell? Come che qual Arancia è Malcolm meccanica. McDowell? Andatevene tutte e due, uno e l'altro, laureato in sceneggiatura. Chi è Malcolm McDowell? Arancia meccanica. Prendi quel doccino che c'è là dietro. Prendi quel doccino che c'è là dietro e strappalo. Cioè, ho un attimo vecchio, di. Ho un attimo di. Malcolm McDowell, se no, Anthony Hopkins. Zio, te lo vedi tu, mazza, Anthony Hopkins fare tutto truccato che entra nelle cose. Ma che tutto truccato, Anthony Hopkins? Si è parlato di uno un po'. Però, comunque il costumino gliel'avrebbero messo. No, dai. Perché è un imprenditore. No, è quello il problema. Lui va in giacca e cravatta, capito? Lo faccio vedere appena. Faccio vedere, cosa c'è questo di casting. Allora qua faceva quando ha avuto i primi io continuo a vedere Malcolm McDowell e le Fabbri ha ragione le Fabbri ragazzi ha dato fuori il nome pazzesco Tommy Lee Jones cavolo anche Tommy se anche Lee lì Jones. Stiamo parlando di commissioni perché era due facce no? Sì lui era due facce sì. In quello di Schumacher però dopo quindi ragazzi, forse avremmo anticipato qua. I tempi Madonna anche Tim Curry. Tim Curry eccolo è proprio lui il cattivo Tim Curry sì no se Christoph Waltz no Christoph no, Waltz era troppo ancora non era nato secondo me Tommy Lee Jones vince raga Tommy Lee Jones comunque anche se raga me... Donald Trump cioè io no voglio... no, fate... no aspetta, ma perché di base io non ce lo metto in mezzo perché è un cane a recitare zio vabbè, ma, cioè... vabbè fai uno no, sforzo no. Però. Ragazzi ricordatevi sempre in chat che stiamo parlando degli anni 90 quindi sì. Attori che erano invisibili negli anni 90 e che avevano una certa età. Cioè, io adesso non sono un grande cultore del mondo degli attori, ma Benedict Cumberbatch negli anni 90 probabilmente non sapeva manco come si chiamava. Quindi certo. Cerchiamo qualcuno che negli anni 90, al 91, era già un attore di una certa età, perché doveva partecipare a quello che doveva essere idealmente un blockbuster. Giusto? Sai che ci vedo? Dennis Hopper. Dennis Hopper, sì. Bravissimo. Dennis Hopper ce lo vedo. È vero. In un Cronenberg
ci vedo un Zopper con un River Phoenix. Allora, intanto lo approvo anche io. Ringraziamo Matt col cappello che ha appena regalato 5 abbonamenti, quindi sale la piccola classifica del possibile vincitore, diciamo, che della locandina, che alla fine di tutta sta storia tirerà fuori Simone Vignoni, che sta lì a impazzire per questi attori, quindi arriviamo a un clou con questi attori. Quindi ci siamo. E Tommaso. Donald Trump e Lance Henriksen sicuro. Poi Marco, tu chi dici? Io dico Tommy Lee Jones. Vince facile. Tommaso. Christian De Sica dico. Mazza zio. No! Ma guarda no, io avrei detto qui ci stava sordi. Qui ci stava sordi. Ma non lo vedi? Sì, vabbè, Gianni. Ma è difficile fare Gianni, già lo faremo. Era meglio prima, guarda, solo con attori italiani. Già ci hai messo Trump, per favore. Tommaso, chi ci metteresti? Guarda, la verità è che siccome Dennis Hopper gli ha fatto schifo a tutti, io torno su Malcolm McDowell, che secondo me c'ha una sua. Malcolm McDowell. Sì, che perde, ma perde per ignoranza, ma è giusto così. Facciamolo vedere, aspetta. Giustamente no. Faber Palma dice vabbè, allora Favino. Raga, Daniel Day-Lewis pure in quegli anni non era. Ma Daniel Day-Lewis, cioè, ma anche solo in quegli anni ti comando. In quegli anni non era ancora Daniel Day-Lewis. Ma anche tu. Io non ne ho la più pallida idea, perché potrei dire come dice Rebedel Nino Frassica, però a me Dennis Hopper piaceva molto come proposta, anche in realtà. Anche a me. Quindi io dico Dennis Hopper. Vai, Dennis Hopper. Vai, bravo, grazie. Che anche se non vince non mi interessa, ma lui sarebbe stata una proposta. Questo ragazzi no, è ma poi hai vinto la laurea di Gianni. Questo è McDowell oggi, negli anni 90 era quello di Arancia Meccanica, regà, ma più vecchio. No, negli anni 60 era quello di Arancia Meccanica. Negli anni 60, esatto. Vabbè, dico, negli anni 90 era quello di Arancia Meccanica, ma più vecchio. Dennis Hopper, io me lo ricordo per un film così, non bellissimo, che però mi piaceva tanto da bambino, che si chiama Speed, con Kenny Reeves. Sì, ho capito, ragazzi, ma Easy Rider. Easy Rider, certo, sì, sicuramente, sì. Ammazza, regà, Jeremy Irons. Un'altra roba, zio, adesso non mi ricordo. Comunque, è che Jeremy Irons è molto delicato nei tratti per poter essere un cafone americano. Però secondo me può essere quel cattivo che all'inizio tu lo vedi quasi come inoffensivo, capito? Cioè che ti tira dalla sua. Cioè, io mi sto immaginando però questo allora personaggio. Però allora Alan Rickman è esattamente quello. Alan Rickman è Jeremy Irons cattivo che si tira. Sì, è vero. Però Alan Rickman un po' mi fa diffidare. Cioè mi immagino quel personaggio di essere un viscido bastardo subdolo, che io appena lo vedo, lui è un amicone, capito? Cioè che all'inizio non lo capisco che è uno stronzo, perché è quello che secondo me uno che si è arricchito così tanto vuol dire che sei capace a sembrare amichevole, a far passare le persone un po' come degli idioti. E Alan Rickman non mi fido subito, Jeremy Irons mi fido. Sì, è vero. Cioè, capito? Allora, intanto il sondaggio è andato. Ma Gianni, io mi chiedo: ma abbiamo anche una proposta tua per l'attrice protagonista? Sì. Oh. L'ultima cosa che voglio fare è l'attrice, perché ragazzi, l'attrice la dobbiamo scegliere. Cioè, Mary Jane la dobbiamo prendere. E io propongo questi: Robin Lively, che è la sorella di Blake Lively, che era quella che è stata selezionata da James Cameron. Quindi, per farvi capire che James Cameron ha fatto tutto il cast, ragazzi. Tutto. Non so se ve la ricordate, non è così famosa comunque. Lei ha fatto Karate Kid 3, che è un film molto dimenticabile, e Cara Dolce Strega un po' più caruccio. Niente, era questa. Però a me piaceva Alicia Silverstone, che non so se ve la ricordate, è quella che fa Batgirl. Che monnezza. E poi soprattutto io Mary Jane la vedo molto, infatti ho messo qui videoclip Crime degli Aerosmith, non so se avete presente la canzone. Quella lì, no? E in questo videoclip c'è questa attrice, Alicia Silverstone, che è una ragazza molto ribelle. Praticamente c'è lei che scappa da scuola e va in questo viaggio in macchina e sente la musica. Molto. No, io voto solo Drew Barrymore.
Drew Barrymore. Alzo le mani. Alzo le mani. Io, ragazzi, sempre per fare il produttore quello che pensa agli incassoni. Sì, ho Drew Barrymore. Una proposta che vi sorprenderà. Sempre vai. Per andare a pescare dalla TV, e dico certo. Sarah Michelle Gellar. Anche se vabbè, immaginavo che andassi lì. Intanto, ragazzi, Roscia in versione Scooby-Doo qui, e che, secondo me... che c'ha Sarah Michelle Gellar? Mi piace come proposta, però è molto più... passami il termine, sexy in quegli anni rispetto a Mary Jane, che è un personaggio un po' a metà. No, ma è anche un po' troppo combattiva. Guarda che Mary Jane faceva l'attrice, la modella. Cioè, allora... più Willow di... diciamo, no, scusa, Gianni, fagli rivedere al professore sì. Il pezzo del... Margot Robbie c'aveva due anni all'epoca, raga, per favore. Sì, Margot Robbie, esatto. Margot cioè, Robbie, era appena... Guarda. Era professore, la prego di un attimo di prestare attenzione alla nostra Mary Jane che si sta spogliando quando Peter... Ah, ok, quella lì. Ah, certo. Quando la baciava. Ti fa capire di che cosa stiamo parlando. Cioè, Mary Jane comunque, ragazzi, ha, anche nel fumetto, voleva lasciare la scuola per fare la modella, per lavorare, insomma. Lei è un po' la ragazza questa ribelle. È Mary Jane, okay. Sì, è proprio Sarah Michelle Gellar. In chat hanno tirato fuori una Meg Ryan che mi piacerebbe tantissimo. No, era ma troppo non... vecchia, zio. Troppo vecchia, lo so. Purtroppo sì. Winona Ryder anche, però troppo strafattona. Winona Ryder. Allora, no. Sì, secondo me, preciso. Non voglio fare la persona... Però, se vogliamo essere fedeli alla sceneggiatura... E anche un po' fedeli all'origine del fumetto di Spider-Man, perché di base Spider-Man ha due grandi amori. Gwen Stacy, che era la ragazza super per bene, anche nel modo di vestire molto classico e posato, e Mary Jane, che era la persona stravagante, quella che arrivava con minigonna, tacchi a spillo, calze a rete e tutte queste cose qua. Quindi secondo me deve essere una... Fine, Angelina Jolie, fine, è questo. Vabbè, raga, Angelina... Ci siamo, sarebbe stato il mio film di 90, Spider-Man preferito. Famo i sordi e famo anche... Comunque, Sarah Michelle Gellar, dico la chat, è del 77, quindi ci poteva stare, non aveva 14 anni. Vabbè, sai come... Allora, intanto... Ma circa Angelina Jolie... Angelina Jolie. Allora, intanto scusatemi un attimo, devo dire a Simone che ci sente, Vignoni che alza la testa che mi sente, che l'attore, il cattivo, è Tommy Lee Jones. Bello. 41 bello. Dal 40%, il 33% Malcolm McDowell, il 19% Dennis Hopper, il 6% Donald Trump e il 2% Lance Henriksen, che era il cattivo che invece era stato scelto da James Cameron, perché già fra l'altro è un attore che ha lavorato con Cameron anche in Aliens scontro finale, da molti conosciuto come Alien 2 punto e basta. Quindi per queste donne invece chi ci abbiamo? Quindi Gianni, Robin ci fai ritiriamo sulle proposte tue intanto, sì. Allora, che sono Robin Lively e Alicia Silverstone. Marco, tu dicevi sì. Io dico Sarah Michelle Gellar. Sarah Michelle Gellar. Tommaso, tu dicevi? No, però per un attimo penso che forse Angelina Jolie nel 91, che sono un po' anziano, forse nel 91. È del 77 Angelina Jolie, mi pare. No, va bene allora. Ci stava. No, Angelina Jolie, va bene. Tutta la vita. Allora, tutta la vita è del 75. Se anzi, tu dici Angelina Jolie, io confermo quella che la Drew Barrymore che avevi detto prima, e quindi Giacomo parti col sondaggio. Robin Lively, Alicia Silverstone e Sarah Michelle Gellar. E Angelina Jolie, che spero tanto vinca, e Drew Barrymore. Secondo me Angelina Jolie ha proprio quel giusto tocco tra Angelina sensualità Jolie ha il giusto tocco dovunque. Scusa, raga, nel 91 se è del 75, vuol dire che 10 anni 85, 20 anni 95, ha pochi anni effettivamente, Angelina Jolie. Ah, tipo 16 anni. Stiamo parlando però di River Phoenix, l'hai visto? Cioè, stiamo parlando di un personaggio assolutamente in linea. Sì, sì. Fine, no, ragazzi, okay. Forse la Gellar allora era un po' giovane, però ha fatto male i conti. Cioè, diciamo che è un film che voleva parlare dell'adolescenza, quindi ci sta che prendiamo personaggi molto giovani. Esattamente, cioè, la Angelina Jolie di Hackers, chi ha detto quello? Esattamente lei. Vabbè, Michelle Gellar aveva 15 anni, tipo, ragazzi, su.
Vabbè, dai, ci può stare lo stesso. Andava ancora a scuola. Vabbè, pure a 16 anni va ancora a scuola. Sì, sì. Abbiamo finito gli attori. Gianni no. Io no, no. Abbiamo finito gli attori comunque. Questi sono tutte le proposte degli attori. Gianni, sono come finiva questo film nel trattamento che hai? Che succedeva ragazzi, alla fine? Ragazzi, Spider-Man faceva questo duello sulle Torri Gemelle. Prima si scontrava quello con di Cameron. L'uomo sabbia. Ok. Quello di Cameron, sì. Sì. Prima si scontrava con l'uomo sabbia. Naturalmente allora, aspetta. Prima cosa da dire, perché avviene il duello? Marco lo mima adesso, fai con il gioco. Sì, okay. Come cattivo ho solo Goblin. Però. Vabbè. Che adesso è blu. Praticamente c'era... che è blu come Electro, meglio. Esatto. Questo cattivo prendeva in ostaggio Mary Jane, non perché scopriva che Mary Jane... Sarà interpretata da Labello. Esatto. Non perché scopriva che, come nel film, Peter Parker è Spider-Man e quindi fa il collegamento con Mary Jane, ma perché controllando le telecamere lui fa tipo fake ponte di Brooklyn e capisce che effettivamente prende avanti, Mary Jane. A un certo punto, come decide di torturare Mary Jane? Baciandola. Quindi sbottona il labello. Vabbè, no, pensavo lo sbottonassi il labello. Quindi abbiamo Tommy Lee Jones e bacia Angelina Jolie. Bacia Angelina Jolie buttandole delle scorse elettriche con labbra e lingua. A un certo punto Spider-Man si incazza come un turco. Senta, e dice, senta, io ti Marco, faccio Spider-Man il culo a uovo. Si incazza. Come si incazza Spider-Man? Ecco, come così un è incazzato, okay. Okay. Ok. E adesso avviene lo scontro finale sulle Torri Gemelle. Scontro Spider-Man finale. Prima l'uomo. Aspetta, Marco, aspetta. Torri Gemelle, per favore. Aspetta che arrivo, questa roba credo sia da ban. Ma... No, non è che... Stiamo parlando di un momento storico. Eccole qua, ecco. Le torri, okay. Perfetto, no, due torri. Due torri, che avviene succede? Lo scontro sulle Torri Gemelle e Spider-Man sconfigge prima l'uomo sabbia, poi si inizia a combattere contro questo strand. L'uomo sabbia non ce l'ho, ragazzi. L'uomo sabbia a un certo punto Goblin, vai. Lo prende letteralmente con un calcio, un tipo calcio, ragnatela, Marco. Sai, e lo butta dalle Torri Gemelle. Lo butta giù. Quindi cade dalle Torri Gemelle, okay. Esatto. E il cattivo è morto, ragazzi. Finisce il film così. È finito il film. Perfetto. Grazie Marco per la tua esposizione visiva. Intanto, grazie. Gianni, scusami che diciamo sempre vai, Simone qual è la nostra attrice. Vince. Mia moglie non c'è, Claudia, ci tengo a spiegare. Esatto. Vince fortunatamente tutta questa roba Angelina Jolie col 60%. Qua ce si sono impegnati a votare. Sarah Michelle Gellar il 19%, Drew Barrymore l'11%, Alicia Silverstone il 9% e Robin Lively il 2%. Quindi abbiamo bocciato sostanzialmente tutte le proposte di James Cameron, da DiCaprio abbattuto, Robin Lively abbattuta. Intanto e il cattivo pure abbattuto. Abbiamo una scena del buon Simone che ci mostra com'è il bombò con un uomo ragno. Simone, ti metto dentro. Simone. Ecco Simone qui. Ecco qui, com'è il bombò. E comunque, Twitch non ci può di niente perché no, è tutto super mega tranquillo. Quindi, sostanzialmente, alla fine è sigaretta. Questa scena rappresenta la fine della situazione con Spider-Man con la sigaretta. Ponte, a metà. È subito, esatto. È a metà, cioè lui si ferma a metà a fumare la sigaretta. No, la fine della situazione a metà. Ok. La fine del momento di bombò. Io comunque, scusate, visto che Marco ha tirato fuori i pupazzetti, io tiro fuori uno dei fumetti che c'ho, che è questo qui della raccolta. Bravo. E non c'ho Goblin, ma c'ho Lizard. Bravo, esatto. Della costura copertina. Ce n'ho altri 2000 qui, però c'ho pieno di polvere, quindi per evitare che mi sento male ne ho tirato solo uno più. Quindi, Simone, per la locandina abbiamo, facciamo un recap. Il regista regia è Cronenberg. Poi abbiamo... River Phoenix come nostro Peter Parker a.k.a. Spider-Man. Ok. Poi aspetta Simone che sei mi sento da te. E Tommy Lee Jones, ecco. Angelina Jolie che è Mary Jane e Tommy Lee Jones che è il nostro cattivo. Calcola, questi sono gli elementi che calcola Simone dato. Che hai 10 minuti. Ammazza, poverino, dai, no. Mentre, dai, pure 15, vai. Stai perdendo tempo, Simone. Buttiamo giù, Simone. Vai, Simone, ciao. Buon lavoro. Allora, l'ultima cosa che ci resta da fare, che l'ultima volta non abbiamo fatto, ma questa volta voglio fare, quando andiamo a parlare, dopo che abbiamo parlato del titolo, io voglio
fare con voi anche un piccolo budget, se riusciamo. Certo, ne abbiamo parlato anche l'altra volta vagamente. Sì, però l'altra volta era stato molto vago, mo voglio fare proprio anche il sondaggio. Ok, allora, titolo. Titolo, ragazzi. Titolo. Abbiamo già detto che... Allora, per piacere non proponete Spider-Man, perché l'abbiamo già fatto, cioè, c'è già, neanche The Amazing Spider-Man già c'è. Io proporrei... Già per... Vai. Vai, io vorrei Spider-Man come titolo principale, e giochiamo col sottotitolo. Esatto. Sì. Io pensavo tipo alla una roba tipo Growing Big, oppure c'era roba legata al crescere, capito? Growing, capito? Oppure Getting Bigger, capito? Però una roba che vada anche un po' a... Non lo so. Che dite? Sull'adolescenza, il crescere, qualcosa di questo. Guarda, io in realtà ho questo feticcio di scrivere una cosa di Spider-Man, ed è quella di un po' alla Nolan maniera, anziché chiamarlo Spider-Man, chiamarlo L'arrampicamuri. Esatto. Però sì, io faccio il produttore, io ci voglio vedere Spider-Man. Sicuramente. Se no non vendo. Hai ragione. Io e poi Tommaso, tu c'hai un titolo, c'hai un'idea? Sto pensando perché Cronenberg è la questione che mi turba. Secondo me non avrebbero fatto scegliere il titolo a Cronenberg. No. Sicuramente no, esatto. Anche perché all'epoca ce li aveva i diritti? La Sony. Era totalmente della Sony. Ripeto, la Carolco. Sto pensando Spider-Man... Cioè, se penso a Cronenberg, alla crescita e a dover avere Spider-Man due punti qualcosa, penso più tipo a Spider-Man Metamorphosis, cioè sì. Qualcosa che abbia a che fare proprio col cambiamento, con la trasformazione. È Cronenberg, Changing qualcosa? Io penserei a proprio Spider-Man due punti Metamorphosis. Sì. Però così sembra proprio un film di Alien. Però vedi quando c'è uno sceneggiatore vero che è più giusto per la sceneggiatura. Ma io, per esempio, da produttore, infatti, io ti dico: siccome dovrei fare, eccolo, mi piace tantissimo questo. Ma che c'entra? Non c'entra. Il regno delle tele, fighissimo. Ma non c'entra niente, però. No, bello. Vai, prego, Gio. Ti dico, semplicemente, sarà un po' banale, però, dato che era il primo film di Spider-Man dopo tanti anni, perché se non sbaglio esiste un film di Spider-Man vecchissimo. Il primo film di Spider-Man dopo tanti anni, avrei fatto la stessa cosa che hanno fatto con Raimi. Spider-Man e basta. Sarebbe stato così. Lo sappiamo che sarebbe stato poteva così. Essere pensando a Cronenberg, poteva essere un D a cambiare il tutto, quindi The Spider-Man. Può essere. Oh sì, io sto pensando anche però... a Cronenberg ha fatto il patto nudo, no? Naked Lunch, quindi Naked Spider-Man potremmo dire. Anche può ma Spider-Man, cioè era il film però per bambini, secondo me il sottotitolo è questo, dicevo che Spider-Man Metamorphosis, cioè perché. Secondo me solo al massimo inseriamolo tra le varie proposte. Inseriamolo. Io al massimo mi accollo The Spider-Man, ma non di più. Col titolo con Spider, qual è? Che non mi ricordo. C'è un film di Cronenberg che ha un titolo con la parola Spider. La tela del ragno? No. Spider-Man Chronicles. Sì, no. Non mi ricordo. No. Aspettate. Però sono abbastanza sicuro che si sarebbe, cioè, perché la produzione e la distribuzione avrebbe richiesto un titolo semplice diretto subito. Di solito se il sottotitolo, diciamo, viene utilizzato sempre quando si fa un seguito o comunque un qualcosa che magari già è stato, che ne so, è uscita la serie. Questo è il film, quindi Spider, lo dobbiamo chiamare. Ok, era proprio Spider. Quindi dobbiamo mettere un sottotitolo, una roba del genere. Quindi al massimo The Spider-Man, che secondo me in grafica sarebbe stato The Spider Gigante Man Piccolino. Questa domanda è una questione per di grafica, voi, perché è una domanda interessante che sta ponendo alla chat. Ma a livello di Peggy, come ci muoviamo? Sarebbe stato Peggy 13. Quella nave è salpata, Quindi è cos'è? Hai preso Cronenberg per fare la... Quindi è Peggy 18? No, però è Peggy 14 18, no. Sicuramente. 13? Sicuramente è 14. Sì.
Non so se lo standard è 13, allora sarebbe stato 13, sicuramente. Sai che è 13, 16 o 18, una cosa del genere. Sarebbe stato, allora se è 13, 16 o 18 sarebbe sicuramente stato Peggy 13. È Cronenberg, zio. Sì. Ti sei accollato. Però ti posso dire che secondo me Cronenberg non aveva diritto di scelta sul titolo, perché già che gli sa fa far film. No, ma infatti ti dico, cioè, per questo dico, sarebbe stato secondo me molto più facilmente Tommaso, Spider-Man. Troviamo qualcosa che sia una paraculata, nel senso che sia un gioco di parole che se tu lo cogli e sei adulto ci capisci Cronenberg, ma se sei un ragazzino è un titolo, capito? Era per questo che dicevo Spider-Man Metamorphosis, perché era un modo per dire ci sono due letture di questo testo, però il problema è che di Cronenberg effettivamente la maggior parte dei Volete Spider-Man nel titolo, questo è il guaio. Vabbè ragazzi, ma che faccio un film su Spider-Man, non ci metto Spider-Man nel titolo, figa, e qui i soldi non arrivano. No, Spider-Man, no, zio, perché, cioè, se fosse stato, so, Becoming the Spider, c'è una cosa che ci avesse a che fare con diventare ma infatti io pensavo tipo esatto, potrebbe essere Spider-Man Find Your cioè capito Growing the Spider, cioè capito qualcosa legato al crescere il ragno. Non lo so, andiamo, io dico The Spider-Man. Gianni, tu cosa dici? Così allora, che Giacomo sei da segnare. Vabbè, per me The Spider-Man. No, per me The Spider-Man. Allora io tu? Dico allora facciamo così, la butto molto più fumettosa, visto che abbiamo avuto The Amazing, abbiamo avuto Spider-Man, The Spectacular Spider-Man, ok, che è un altro appellativo che viene dato molto spesso a, però Spider-Man Genesis potrebbe essere anche Lori Spider, zio, scegli palese. Scegli. Vabbè, Gianni, io farò una scelta a sto punto non da produttore e dirò Peter Parker Becoming the Spider, tipo una cacata del genere. Va bene. Usiamo Peter Parker invece che Spider-Man. Va bene. E c'è in realtà io, un fumetto che usa Peter Parker. Manterrò Spider-Man Metamorphosis. Ok, Gianni, okay. Gianni, sì, Giacomo segna Spider-Man Metamorphosis. The Spider-Man e Peter Parker, com'era Marco? Non lo so, Peter Parker, mi ricordo già. Spider-Man The Beginning. Non lo so. Peter Parker Becoming the Spider. Ok, e per te Gianni? Nella cavagna. The Spectacular Spider-Man. The Spectacular Spider-Man. Dai, tira fuori questi quattro titoli, che c'è anche Vignoni, fra l'altro, che poi deve mettere questo titolo sulla locandina, che sta facendo in Peter Porker. Anche Peter Porker avrebbe avuto molto mentre senso. Aspettiamo, cominciamo a parlare del budget. Parliamo del anche, anche Peter the Spider non era male. Peter the Spider non era male. Mi puoi mettere Giacomo al posto del mio Peter the Spider, per favore? Ok, ecco, vai. Immagina quanto Spider è felice Giacomo di fare. Allora, budget, ragazzi. Siamo budget. Negli anni 90. E per fare un film su Spider-Man ci vogliono i soldi, secondo me, di base proprio. Poi, 150 milioni, io dico. Se prendiamo Angelina Jolie, per quanto non fosse mega famosa, River Phoenix, per quanto non... No, ma calcolata l'inflazione, tra l'altro, Cioè, 150 milioni sono... Sono molti. Va bene, gli anni 90. Allora, guarda che mi sa che tipo Spider-Man del 2000 è costato tipo 140. 139 milioni, quindi... Ok. Se parliamo di Cronenberg, secondo me dobbiamo scendere. Esatto, sono d'accordo. Beh, però 110. Cronenberg deve scendere. Però ragazzi, non ci sta lui, primo film di però è però è il primo film di Spider-Man e tu gli dai un budget basso perché è Cronenberg, è come non è che glielo dai basso perché non è quello, perché tu hai in realtà non hai quelle cose tipo la CGI di lui che va in giro per esatto. Tu c'hai lui che cola dai palazzi, cioè, non so come dire. Cioè, tu se prendi Cronenberg, non avresti mai avuto Marco un momento di lui che tra i palazzi oscilla. Sì, ma non tutta quella roba che ci ha fatto vedere Raimi. Se tu prendi Cronenberg, i poteri di lui, i poteri del cattivo. Sì, ma se tu prendi Cronenberg, c'hai più la mosca. Ma l'avrebbero fatto con una gabbia di Faraday. Sì, c'hai più la mosca, capito? Non esatto. Hai più l'effetto Raimi favoletta, c'hai più che è tangibile, che è Cronenberg, lo schifo delle ragnatele, il pus che diceva Gianni, te lo faceva vedere. Cioè, allora 120, non scendo sotto. Un centinaio. Voglio andare, voglio credere in Cronenberg.
E io vado a 90, ragazzi. Sì, vabbè. Ma non ci paghi manco Tommy Lee Jones. 90 poteva farcela, ma lo sai perché ce la poteva fare? Perché anche a livello di sceneggiatura sono veramente pochissimi i momenti in cui lui volteggiava per New York, rispetto magari alla sceneggiatura proprio di David Cope, che è il creatore del primo Spider-Man, dove erano specificati. E anche la spettacolarità di base con gli scontri era molto ridotta. L'unica perplessità che ho l'uomo è per sabbia gli riguarda... tirava la sabbia, faceva così. L'unica perplessità che ho è l'uomo sabbia di base, perché il tipo sarebbe stato uno scontro molto più fisico, e quindi andiamo vicini, l'uomo sabbia. Ma nel caso di Cronenberg, l'uomo sabbia sarebbe stato con la sabbia dentro, non fuori. Sì, è vero. Non sarebbe stato era praticamente inutile. Comunque vi dico che il Batman di Tim Burton è costato 35 milioni. Va bene, ma stiamo parlando ancora prima. Cronenberg, guarda che allora scendi parecchio. Perché così gli facciamo fare un po' di azione, un po' di roba anche... Non lo fa Cronenberg, però un po' di roba costosetta, di stunt, delle dissoluzioni, del fuoco. Comunque Spider-Man Noir potrebbe essere un bel titolo, se non fosse che è un personaggio esistente. Intanto il sondaggio è andato e sta finendo, anzi è praticamente finito, e abbiamo, e mi fa piacere, Spider-Man Metamorphosis al 60%, The Spider-Man al 31%, Peter the Spider 7% e The Spectacular Spider-Man 2%, che l'ha votato Gianni. Peter the Spider, non si può sentire, sembra tipo che un cosa? Film tipo Gallina in fuga. È vero. Peter the Spider. Però pensando con il titolo, pensando a Cronenberg, Spider-Man Metamorphosis, quindi Spider-Man 2. Metamorphosis sarebbe stato quello azzeccato. E sono convinto che di questi 100 milioni, una trentina sarebbero stati spesi solo per la metamorfosi di Spider-Man, perché noi nel film di Raimi abbiamo visto che il ragno, lui dorme, l'indomani è Spider-Man. Cronenberg lo avrebbe fatto diventare una roba orribile per poi farlo tornare un essere umano, ma l'avrebbe fatto diventare una roba allucinante. Io torno a dire, era tipo 3 anni prima, non era così tanto prima. Ma infatti per film, questo io ho detto 90. E quindi e quella cosa 35 milioni. Secondo me non superava i 50, non superava 89, zio. Spider-Man di Tim Burton è 89, Spider-Man, questo è 91. Batman di Tim Burton è 89, quindi so tipo 35 milioni e muore di Cronenberg. Perché danno così tanti? Io andrei più basso. Se te volevi vederlo volare prima, lo so, ma mi so settato. Però su se ci pensi, non è che Superman non volava. Superman Christopher Reeve volava. Non volava come ovviamente vola l'uomo d'acciaio di... Però c'era la stampatrice ottica, costava di più che farlo. È vero, in 91 con quei CGI, cioè c'erano i mascherini, erano più costosi da fare. Il Superman di Christopher Reeve dice che ha costato 55 milioni, però all'epoca. Per questo dice. Allora vince Gianni. Io essendo spettatore me ne foto del budget. Sì, una sessantina. L'importante è quello che danno a te. Sì, a 100 non ci sarebbero arrivati, credo. Sarebbero stati bassi. No, ma infatti, io ho detto al 90, infatti, ma sì, anche 70, anche 70. Bravo. 70. Sì. 70, buono. Con l'industria light and magic. Perché, all'epoca la CGI non c'era. Qual è il primo film? L'industria light and magic, Marco, di Star Wars. Qual è il primo film che ha usato la Jurassic CGI? Jurassic Park. Esatto, vedi che adesso te lo ricordi. Quindi però all'epoca se non tu c'era. Ci metti l'industria light and magic, faceva tutti i pupazzetti giusti. Era ancora in animation, non era in full animation, perché si faceva con Ray Harryhausen, modellava l'animazione ancora mezza stop motion e mezza vera con i sensori. Era un po' un mix di roba, sì. Allora ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo magnifica live, prima di chiuderla definitivamente e vedere anche un po' il disegno di Simone, volevo chiedere a tutti voi. Beh, gli abbiamo dato una bella gatta da pelare, gli abbiamo detto tutto l'ultima mezz'ora, quindi poverino, cioè anzi. È vero, la prossima volta siamo più stretti noi con intanto i tempi. Allora, Geniox, volevo chiedere a voi. Scusa Gianni, Geniox49 ha donato 5 abbonamenti, quindi anche lui adesso sta a pari. Siete con Matt col cappello.
bello, quindi ci vuole qualcuno che ne dona 6, se no... Geniox e l'altro che ne dona uno in più. Geniox e l'altro che uno dei due che ne dona uno in più, esatto. Allora, volevo chiedere a tutti voi, era meglio prima, secondo voi? Era più che meglio, va, poteva essere un film interessante da vedere? Sì. Nel 91, ma quindi 91, 92, 93 più o meno. Marco è l'ultimo, okay, prof. Ma io l'avrei visto perché è molto interessante vedere Cronenberg che racconta il passaggio dell'adolescenza con una trasformazione mostruosa. Quindi a me sarebbe interessato, certo piace a me perché chiaramente c'è un gusto anche non ci vedevo necessariamente questa storia virtuosa, ma la storia di quanto sia difficile avere a che fare col proprio corpo quando cambia. Quindi esatto. A me sì, io voto sì. Sarebbe stato quello, okay, il tema. Quello di Cronenberg l'avrei visto anch'io. Per quello di prima di James Cameron, ripeto, James Cameron non è un coglione. Sarebbe sicuramente riuscito a fare qualcosa di interessante. Nonostante io amo lo Spider-Man di Raimi, forse uno dei pochissimi film con i supereroi che mi è capitato di riguardarlo molto 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 volentieri. Intanto c'è Matt col cappello che ha regalato altro abbonamento, sì, e ma Geniox. C'è Geniox, ne ha appena regalati due, esatto, altri due si stanno scannando da uno all'altro, quindi io avrei portato avanti la produzione di James Cameron comunque sono curioso. Marco, allora io dico questa cosa: interessante è un aggettivo che può essere dato a tante cose, anche Jersey Shore è interessante da vedere, però è molto poi interessante. Detto questo, secondo me il problema qui è che Tommaso, da buon sceneggiatore, sta mette col cappello, ha regalato altri 5 abbonamenti, quindi direi che no, 6 proprio, lo vuole altri 6, 6 vuole 2 messaggi, questo. No, 5 dai ragazzi, no, dicevo, Tommaso da buon sceneggiatore non gliene frega un cazzo del personaggio originale, diciamo, che sta portando in scena, perché vuole la storia, cioè insomma prende un personaggio e lo porta avanti. Io però secondo me c'è una storia narrativa che, ok, magari non deve totalmente influenzare ed essere una gabbia, però comunque un Spider-Man minimo non lo è, però un prende minimo deve guidarti un minimo quantomeno nel messaggio, nel tipo di valori che porti avanti, in ciò che il personaggio rappresenta. E secondo me purtroppo il finale è il vero problema, cioè mi possa accollare Mary Jane che scopa insieme a Peter Parker del bombò selvaggio sulle ragnatele, possa accollare il nemico mischione con Donald Trump, ma il finale in cui Spider-Man uccide è proprio inesistente, ma perché è proprio, ti distrugge ciò che è Spider-Man. Spider-Man è, da grandi poteri derivano grandi responsabilità, quindi io questa frase proprio non me ce la mettevi e non ci stava. C'è una domanda da sceneggiatore: invece che concentrare su quel finale, perché chiaramente l'avvento di Cronenberg avrebbe cambiato qualcosina, qualche piccolo aspetto, nel caso. L'idea di Mary Jane che scopriva un maschile mutato, anche orribile, e che andava a letto con questa specie di creatura che stava cambiando, accettandola per il suo cambiamento, forse siamo tutti brutti. Forse da grandi poteri di una grande responsabilità era più su Mary Jane in questa versione. Cioè che in qualche modo l'accettare maschile insicuro, trasformato, strano, che non riusciva a essere se stesso ma che l'amava da morire, l'avrebbe nobilitato, no? È più La Bella e la Bestia, così, capisci? Cioè, è un'altra roba. Io posso dire una cosa? Di sento di non poter sposare questo messaggio. Mi voglio dispiace, dire una cosa. Da amante del fumetto, probabilmente condotto in maniera negativa da questa roba, però non ce la potrei fare. Spezzo una lancia a favore del mio prof, perché purtroppo è un bravo sceneggiatore. E infatti mi ero dimenticato di dire una cosa che mi ero ripromesso di dire e che non ho detto. Che sono il tuo prof. Per il fatto della mostruosità che lui ha qui, decide di costruirsi dei finti spararagnatele Spider-Man. E infatti nei vari... Cioè per nascondere il fatto che in realtà fosse biologico. Questi buchi col pus. Lui si vergogna e costruisce, adesso ve li faccio vedere qua, costruisce dei finti spararagnatele praticamente. Eccoli qua.
sono questi: prende degli orologi e se li mette al polso. A un certo punto, si copre. Nel finale, per coprirli. Si copre, esatto. Il cattivo, credendo che quelli siano veramente spararagnatele, glieli distrugge a un certo punto. Pensa che e bello. Vede e si vede la mostruosità. E Mary Jane rimane un attimo scioccata da questa cosa. E poi lui effettivamente però viene accettato da lei, quindi prof ci ha visto lungo. Però è quello, è l'accettazione della mostruosità del crescere che diventiamo tutti ma non c'era bisogno di ammazzarlo, se lui è uno sceneggiatore non è che lo è per caso, cioè, allora è... io se posso dire una cosa. A me più il fatto di ammazzarlo in sé, sa cosa mi dà fastidio in generale di questo film, che mi dà fastidio in realtà anche un po' di Batman v Superman per la stessa motivazione. Batman di base è un eroe che non uccide, tu mi vuoi fare Batman che uccide, va bene per me, però spiegamelo. L'atteggiamento che io non capisco nei confronti di questo Spider-Man è che non c'è stato un film precedente che ha spiegato magari il motivo perché lui si comporta in una determinata maniera così violenta, che vada ad uccidere il cattivo. È questo che mi manca un po' da questa sceneggiatura. Però una reale motivazione. Vi dico una cosa, scusa Gianni se ti interrompo. Siete troppo legati al fumetto. Troppo, esageratamente. Sì, però abbiamo scritto un altro film. Abbiamo scritto un film. Abbiamo messo sopra Spider-Man, ragazzi. Posso dire. Ho capito, però. Abbiamo scritto un film generico. Però Spider-Man. Vai, Tommaso. Noi abbiamo fatto Spider-Man Metamorphosis. Che è la metamorfosi di Spider-Man, ma pure del concetto di Spider-Man. Esatto. Ecco, ma cioè, Spider-Man paraculata con Cronenberg dentro, con tutta una serie di cose. E ci sta che a parte che pure il Batman di Tim Burton ogni tanto ne ammazza qualcuno, magari non è sottolineato, però quando gli dà fuoco a uno con il reattore della macchina sicuramente non gli sta facendo lo sgambetto, però poi, non è sottolineato, esatto, fa pure di non è sottolineato in maniera particolare, però lì ammazza qualcuno, quindi questa cosa che i supereroi non uccidono c'è, cioè, nei fumetti anche il Superman di Henry Cavill uccide eccetera, quindi non stiamo ragazzi, ragionando però posso col dire, fumetto, io sto film. Ragionando anche da produttore. Se tu porti al cinema Spider-Man per la prima volta, la gente si aspetta un certo tipo di roba. Se tu glielo sconvolgi completamente, però tu calcola... rischi che poi vedano il primo film e poi... Però attenzione, viviamo in un mondo dove dovevi andare al cinema per vedere un film di Carlo. No, ci andavi, non sarebbero stati comunque alti. Non ma solo. Poi il secondo film stai parlando di un periodo dove i fumetti erano super conosciuti ovviamente dalla gente, ma non erano così mainstream dal punto di vista cinematografico. Stai parlando di un periodo dove la Marvel stava per chiudere e infatti i diritti di Spider-Man li ha venduti al primo che gli ha dato 4 soldi, perché la Marvel non ha Spider-Man per questo motivo, infatti ce l'aveva la Carolco, che chi cazzo sono, sì, quella. Quindi ha fatto è un periodo in cui avrebbero anche provato a fare questo. Sì, però devi anche considerare che tu stai ragionando su un periodo di oggi che se tiri fuori un cinecomic di base in cassa, invece non è così, perché ma magari tiri per fuori questo, Spider-Man all'epoca, per questo, è per questo ti dico che fondamentale era tirarsi dentro prima di tutto avrei gli provato il personaggio. Sarebbe no, più zio, nel non avresti senso, amato, non cioè, sarebbero scannato vivo se fosse esistito, ma zio, ma non Facebook era, ti avrebbero devastato, ma non esisteva, non e ti pare niente, non c'era, no, però il motivo per cui e ti pare niente. Non c'era, non c'era Facebook, Cronenberg, non c'era Twitter, non c'erano... No, però se lo prendi... Secondo me Raimi ha fatto quello che andava fatto, una bella chiesa. Un momento di autobiografismo. E io recentemente ho lavorato su un remake e vi assicuro che tutti questi discorsi qui, sul remake ovviamente è diverso, però in qualche modo è simile, perché certo, quando fai quando tratti un personaggio così è come fare un remake di fatto. Ti chiedi esattamente quale sia la percentuale di modifica e di innovazione che la gente vuole rispetto a quanto il cult vada mantenuto, diciamo, in qualche modo. E cerchi di muoverti in un territorio, oltretutto che è anche quello poi produttivo, per cui non è che poi proprio hai carta bianca totale, però nell'ambito di questo la lezione che poi ti rimane è: tanto se lo fai identico, la gente che lo amava prima lo critica uguale.
Cioè, se tu fai esattamente Spider-Man per come erano i fumetti, ci sarà sempre qualcuno che l'ha immaginato in una maniera migliore. Per cui tanto vale dare una tua interpretazione anche molto distante, perché comunque sarà una versione in qualche modo che appartiene al canone, ma è diversa, è una prova. E magari sul secondo, quello che dici te, non lo vanno a vedere, dipende, perché cambi rotta completamente, magari lo vanno a vedere. Però lavorare su un testo che è così seminale, così dentro la testa della gente, sempre estremamente delicato, e l'idea alla fine è non farsi schiacciare dal testo e cercare sempre di sparigliare, di dire, sai che c'è, questa è la mia versione di Spider-Man, questa è la versione di Cronenberg, non è la versione della Marvel. Esatto. Che se no ci faceva un fumetto, continuava a fare fumetti. Figurati, io penso che la versione di Raimi sia, poi effettivamente, vabbè, è facile dirlo perché l'hai anche visto, sia una via di mezzo proprio giusta tra l'horror e il fumetto. Credo, metto nei panni di un produttore, che se dovessi poi arrivare a averci questo prodotto avrei tanta paura. Ma infatti i produttori poi hanno fatto la versione di Raimi, e questo per esempio di Cameron non è andato da nessuna parte, però ammettendo che quello che abbiamo tirato fuori veniva prodotto, avrei avuto paura, ma magari andava bene, però un po' di ansia al botteghino ce l'avrei avuta. Il problema, la cosa interessante, poi e chiudo e facciamo vedere Vignoni, è che in realtà questo film non ha avuto problemi di budget, attori che hanno detto di no, Cameron che si è tirato indietro, nessuno di tutto questo. Il film, ragazzi, era partito, contate che in un universo parallelo le persone l'hanno visto questo film, perché, ecco perché il grosso, l'unico problema che ha portato alla fine di questo film sono stati problemi legali. Cioè, di un nome che non appariva nei titoli di coda. Questo si è incazzato come una bestia. Ha detto: male. No, avvocati, causa a Cameron, e poi causa alla Carol. Che poi causa a questo è quello che è stato dichiarato. Certo. Cioè, sempre un prezzo. No, Tommaso, sei d'accordo? Cioè, questo è quello che è stato dichiarato. Poi. Che scherzo. Sai quante volte mi è capitato? Qualcuno che si impunta che il film non si fa più perché c'è un problema del genere, e poi a sorpresa tutti hanno un prezzo. Vabbè, infatti mi sembra un po' ridicolo che di base tu non riesci a accordarti con un tizio per dargli tipo $100,000 e dire state zitto, non te li metto anche il nome e i titoli di coda. Semplicemente i problemi sicuramente saranno stati altri, magari appunto a una certa hanno detto: guarda che stai secondo a fare me DiCaprio gli ha detto chi ve se in culo. Guarda, te dico la verità, James Cameron a una certa non lo voleva fare sto film, ha cominciato a scrivere cagate su cagate per dire più cagate scrivo più non me lo fanno fa. Così è andato. Tiriamo su Vignoni. Vai Simone, ciao. Come ciao, stai allora, messo? Dicevamo, io ho sentito un sacco, siete fantastici. E nonostante io stavo nel mio loculetto a fare cosette, siete chiacchierate, è fighissimo, ho scoperto cose che non sapevo su, diciamo, come era fatto prima, è incredibile. E quindi dai, bravi ragazzi, bravi tutti. Grazie mille. Grazie. E allora, io prima di far vedere tutto quanto, io metto le mani avanti su certe cose, perché per tutta la chat dico logicamente... Mannaggia a voi, che scelte che avete fatto, da disegnare volo in 10 minuti tangueri ieri. Però la prossima volta ti giuro che siamo più facciamo prima delle cose e poi andiamo da altre parti. Però vai. Però mi sono divertito, alcune cose mi sono divertito. E vai. Posso tirarlo su? Andiamo. Io lo tiro su, vai. Eccolo. Vai. Ragazzi, allora, per seguire Simone trovate i link al suo Instagram adesso in chat. Allora, dicevamo, abbiamo il povero Phoenix, perché ho scoperto, non l'ho cercato, che era il fratello del Joaquin, se non mi sbaglio. Sì, Joaquin Phoenix. Che era molto giovane. Poi abbiamo la nostra mitica Angelina Jolie, tempissimi d'oro, quando faceva male al cuore tantissimo, ma tuttora fa male al cuore tantissimo. Tomb Raider, diciamo. Tomb Raider, madonna. Ah, che dolore. Hai capito, sì. Poi abbiamo il mitico Tommy Lee Jones, che già dagli anni 90 era più rughe che altro, poverino. Sì. Pieno di un uomo che se lo incontri alle poste tu glielo lasci, cioè in fila, vai tranquillo, prendi il posto mio. Vai tranquillo. Al supermercato, dici no, ma signore deve passare, prego, vada prima. Vai, ma tu hai solo una cosa, io ho tre carelli, vai comunque, vai. E poi, cosa che dicevamo, perché il regista è il mitico Cronenberg, a sorpresa, piccolino,
abbiamo un Petit Spider che tra l'altro se mi date 3 secondi c'è la versione, c'è la versione, questo è bellissimo, dammi un bacio Mary Jane a zia anche no. Forse sai che preferirei mettere questo al posto di Phoenix. È meraviglioso il tuo disegno. Oh, ti ringrazio. Diciamo che secondo me con un volto così, Mary Jane, pure che stai alla terrazza del Pincio, forse te piscia. Secondo me dice, secondo guarda, me pure devi essere molto simpatico. Secondo, poi capirai con le lettere. E prima di qualsiasi cosa, scusate ragazzi, io ci tenevo a Marco Cioni. A Big Marco Cioni, ti prego, mandaglielo questo, Simone. Mandaglielo, ti scongiuro. Sarebbe molto bello, zio. Tutto tuo, Marco. Cioè, sicuramente grazie. Meglio di. Oddio, sento di poter dire che se ci stavo io al Pincio, forse un bacetto rimediamo rispetto a lui. Eccolo qua, è arrivato. Volevi dire se c'ero io? Lui. Rispetto a lui. Okay. Beh, dipende, che se Angeli c'aveva il gusto dell'orrido, perché no? No, non ce l'ha il gusto dell'orrido. Però quello è il bacio che vuoi vedere quel bacio lì. È vero, è vero. Certo. Capito che lui, lei sotto la pioggia, bello, gli tira giù la maschera e poi c'è sta le tenaglie. Magari con questa cosa la abbraccia proprio tutta, è bellissimo. Dammi un bacetto, per favore. La ceppolina, perché poverino, penso che essendo un film di Cronenberg, porella, la dentatura quella perfetta non ce l'avrà neanche. Non ce l'avrà neanche lei. Per qualche motivo. Quindi la locandina, in realtà, sai come sarebbe? Sarebbe potuto finire proprio così il film di Cronenberg, cioè vedere alla fine, dopo che lui aveva sconfitto il cattivo, lui che si inizia a trasformare in un ragno proprio. Ecco, il secondo l'abbiamo proprio chiuso. Però poteva essere un bel film. Prendeva anche un ciclo di storie alla fine. Ma che scherzi, fantastico. Cioè, pensa che bello. Oppure anche prima faceva una scena in cui lui, mentre affronta il cattivo, si trasforma. E Tommy Lee Jones, che i fulmini e i saette, fa: Madonna, anzi, no. Cioè, magari mi dispiace, ma ti aiuto. Ti giuro, c'ho i soldi, ti aiuto, ti faccio. Ti serve una mano. No, combattiamo per Mary Jane. Giustamente risolvevi il problema, come dice Andy from the Woods, così non avevi il problema di far tornare River Phoenix dopo il seguito, perché tanto, vedi? Poveretto, fatto la fine che ha fatto, a un certo punto da Mosca poi diventa un altro attore. Quindi stavo dicendo, Simone, perdonami, per la locandina come siamo messi? Okay. Allora, locandina, ci sono tutti i colori piatti, cioè abbiamo Spider-Man Metamorfosi, direct by James Cameron, no, scusate. Non ti preoccupare, lo modifichiamo, se aiutami. Allora, mo David Cronenberg lo scriviamo subito al volo, senza Jay magari, che è carino. David Cronenberg, ditemi. Questa che lo... è la copertina che ha vinto Matt col cappello, che in realtà praticamente è diventato un mecenate sostanzialmente. Donando 11 abbonamenti questa sera. È stato fantastico, quindi appena io, insomma, questi sono i colori piatti, a parte quello di Spider-Man che abbiamo fatto il fisichetto, e dopodiché, diciamo, più o meno do una bella colorata fatta bene e li rendiamo definitive e la copertina è pronta. È anche instagrammabile, tra l'altro, perché io ho dato proprio il formato Instagram. Bravo. Do l'occhietto all'uomo del marketing, faccio Esatto, bravo. Quindi fra un paio di giorni sarà finita? Sì, guarda, giovedì è pronta. Perfetto, giovedì è pronta, quindi metti col cappello, dai i tuoi contatti a Giacomo Boria, che ovviamente con una dedica di Simone ti arriverà il file PDF, glielo sportiamo in PDF e te lo inviamo. Senti, scriviamo una dedica sopra a un certo punto. Io scriviamo adesso? Si può fare? Ma sì, certo, tipo... Tipo la scriviamo sotto al titolo, dal tuo mostruoso Spider-Man di quartiere. Bello. Esatto, dai tuoi mostruosi cani di quartiere. Ma quanto sei bravo, quanto sei forte. Non è, è marketing, non è che lo fa a caso. Mica la mia pizza è fighi, giustamente. Marketing, esatto. Come lo chiamiamo ogni tanto. Cioè. Marketing. Non è che è a caso. Cioè. Che è un altro supereroe pazzesco. Assolutamente.
Ragazzi, siamo arrivati alla fine. Detto questo, allora io mi prendo un attimo per ringraziare tutti quelli che si sono abbonati, ragazzi, a parte Matt col cappello e Geniox 49 che si sono contesi questa incredibile copertina, sì, locandina fino all'ultimo. Ringrazio Ale Ciampi 30 per i 3 mesi, Le Bonsan 96 per gli 8 mesi. Aspettate che qua c'è Mariuk 92, Fabio Pax, Barti, Ammirare, insomma tutti che si sono abbonati, ragazzi, grazie mille, perché questo progetto va avanti soprattutto grazie alla benzina che ci date ogni volta che vi abbonate, e anche grazie agli abbonamenti regalati. I prossimi appuntamenti sono mercoledì, ci vediamo con Opinioni Pericolose, io non ci sarò perché sono qui oggi. Io sono felicissimo perché parliamo di un film, mannaggia. Ci sarà Mauro Zingarelli e parliamo di Parasite. Parasite. Ma quante cose devo dire? Gianni, mi aspetto che tu ne dica parecchie. Ma di negativo, cioè io spero un po' di Gianni, stare. Stai calmo. Gianni, non esatto, dire troppo, non dire cose, perché poi Adriano ti mette dalla parte opposta a quello allora, che niente. Vuoi dire. Ok, allora non dico nulla. Vi rimandiamo anche al fatto che venerdì uscirà l'episodio di Come cazzo hanno fatto a tema Blade Runner, ragazzi, è un episodio talmente grosso e pieno di roba che sarà diviso in 2 parti, metà venerdì e metà sabato, c'erano tipo 25-25 minuti. Vi dico solo che tra le tante cose una delle difficoltà essenziali è stata che l'ultima ora di set di Blade Runner è durata 27 ore, ve la butto là, l'ultima solo per giornata, farvi capire la follia, l'ultima giornata, sì, solo per farvi capire la follia totale. Cioè, di, Ridley Scott, quello è Blade Runner, cioè. No, vabbè, raga, cose fuori di testa, cioè, morti rischiate così proprio, ogni giorno di set potenzialmente qualcuno non tornava a casa, quindi aspettate questo Come cazzo hanno fatto con gioia, perché era quello che Mauro Zingarelli voleva fare da più tempo. Sempre venerdì, mi pare che sia sempre venerdì, scusate, non voglio mentire. Scusatemi, sì, sempre venerdì. No, no, ragazzi, c'è Editing e Chill, ma vi preannuncio qui, faccio un po' di spoiler, potrebbe esserci un evento che ci vede coinvolti insieme a Prime Video in relazione all'anteprima di qualche film. Potrebbe. Ho detto tutto e non ho detto niente. La butto là, vi dico questo, voi siate attivi e pronti venerdì pomeriggio perché potreste dover stare su Twitch. Ma io potrei stare su... No. Gianni, no. Ma tu stai lì in ospedale, dove stai? Non lo trattate male, povero Gianni. Dai. Ogni tanto tocca. Le due lauree pesano. Io ho Tommaso e mi manda un bonifico ogni tanto per insultare Gianni. sì, no, anzi, scusa, non è arrivato ancora, mi sa, quello di stasera. Non ti preoccupare, poi... L'ho fatto dopo le 6. Lo farei anche gratis. Domenica quindi c'è il Quasi Quiz come al solito, e ragazzi, grazie mille ancora, grazie mille Tommaso per aver reso veramente grazie interessante questa live. Cioè, vedevo molta gente che diceva io sto con carta e penna a prendere appunti, ma è stato super interessante, quindi, ma veramente è stato tutta la parte iniziale è stata pazzesca. Anzi, scusatemi, oggi sono stato tutto il giorno su un set e sono arrivato tipo bollito stasera. Ma sei stata una bomba. E se sei così quando sei bollito, quando sei riposato, porca miseria. Mamma mia. Spider-Man. Esatto. Poi grazie mille anche a Simone per averci prestato la sua arte. E per seguirlo, ragazzi, Vignone di Tech Comics su Instagram, fa tante cose molto belle. E grazie Gianni, grazie Gio. E niente, questa grazie sera a voi, ragazzi. Qui. Finiamo qua. Io, siccome domani non si lavora, vado sul mio canale live a giocare Alien Isolation. Se qualcuno vuole venire, sapete come fare. Ah sì, ma devi è tardi. Voglio è mezzanotte. Oh. Voglio giocare. Un'oretta voglio giocare. Poi quel film, quel gioco, come fai a giocare a quella compagnia di dormire? Quel gioco è bellissimo, è una mina, quel gioco è bellissimo. Ragazzi, per andare nel mio canale, se volete, sapete come fare, .exclamativo Giovanni, c'è il link, 2 minuti, vado in bagno e ci sto. Buonanotte a tutti. Ciao ragazzi. Ciao, ciao, buonanotte. Ciao, ciao, a tutti, ciao. Grazie. Ciao. Ciao.